Cari amici, cari amiche, donne che muovono montagne. Yes. Riprendiamo i nostri lavori. Io vorrei dare la parola in questo momento per un breve saluto che è doveroso ai nostri sponsor, main sponsors, che hanno reso possibile questo convegno e la vostra presenza qui. Darei la parola prima di tutto a Mattia Seira, che è rappresentante della Edison, una compagnia elettrica impegnata nella produzione di energia a partire da fonti rinnovabili e sostenibili, con particolare radicamento nella montagna, nell'arco alpino. Mattia. Buongiorno a tutti e saluto tutti i presenti. Vi porto anche i saluti del nostro amministratore delegato, l'ingegner Nicola Monti, che tra le altre cose è anche uno sportivo appassionato e un amante della montagna. Forse non tutti sanno che Edison è la più vecchia società elettrica europea. Nasce a Milano nel 1884, ma si sviluppa principalmente sulle montagne. Infatti, fin dall'inizio Edison ha un legame fortissimo con le montagne, in particolare le Alpi, dove a cavallo del Novecento abbiamo sviluppato un grande numero di impianti idroelettrici, in particolare sulle valli lombarde e sulle valli piemontesi. Oggi Edison ha circa 250 impianti su tutto il territorio italiano. Siamo tra i primi tre operatori energetici italiani, e di questi 250 impianti sono di tutte le tecnologie, quindi abbiamo impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici e termoelettrici alimentati a gas. Di questi 250 impianti ho notato che più della metà si trovano in territori montani, non solo le Alpi, perché sulle Alpi abbiamo ovviamente gli impianti idroelettrici, ma anche sull'Appennino, sulla Sila, sull'Aspromonte. In Sicilia e in Sardegna abbiamo impianti eolici e questo ci diciamo, mette nella condizione necessaria di doverci confrontare con una realtà che è appunto quella realtà dei territori montani. Io sono responsabile dei rapporti appunto con questi territori che sono fatti prima di tutto di persone che hanno delle caratteristiche, delle peculiarità e che, diciamo così, ci accompagnano in uno sviluppo che noi cerchiamo di renderlo sempre più sostenibile e responsabile. Oggi, quindi, per questo consesso estremamente interessante, abbiamo deciso proprio di sponsorizzarlo perché riteniamo che, diciamo, una discussione aperta, non ideologica, interessata alla quale intervengono diversi soggetti che conoscono la montagna e che ne fanno parte, sia importantissimo per cercare di mantenere viva le nostre montagne e le montagne ovviamente poi del mondo. Chiudo visto che stiamo in Vaticano, provando a ricordare una parabola che la prima volta che ho sentito era in terza elementare, era catechismo, facevo catechismo e mi stavo preparando per la prima comunione, della parabola dei talenti. Io credo che tutte le persone che sono qua oggi è perché probabilmente hanno delle competenze, delle capacità, una storia particolare che li ha portati a fare delle cose e quindi la mia speranza è che tutte queste persone che hanno, diciamo, in sé dei talenti sicuramente speciali, continuino a lavorare con un'ottica di migliorare sempre più il mondo ed in particolare ovviamente le montagne, cercando di lasciarle migliori rispetto a quanto diciamo, le hanno trovate dai propri genitori. Io ringrazio e vi saluto. Beh, il nostro ringraziamento va alla Edison, che insieme con la Montura, i main partner sponsors di questo convegno.
Do la parola adesso a Marco Loppi, rappresentante di Montura Centro Italia e gestore del centro Montura del negozio Montura a Roma. Buongiorno a tutti, vi ringrazio. Ringrazio, è un onore per noi far parte di questo convegno. Porto i saluti del nostro nuovo presidente, il dottor Claudio Marenzi, anche lui appassionato di montagna. E la nostra azienda da più di 20 anni fondamentalmente si muove su due binari paralleli. Uno è la produzione di abbigliamento tecnico, che alla fine, diciamo, è necessario per chiunque svolga attività in montagna, ma diciamo comunque all'aria aperta, in natura. E il fatto di stare tranquilli e non dover pensare al meteo è un, diciamo, è il punto principale perché poi si possa svolgere la propria attività con tranquillità. Ma siamo un'azienda particolare, nel senso che è un pochino atipica forse, perché nello stesso tempo abbiamo, ripeto, parallelamente sviluppato da quasi 20 anni un lato etico di solidarietà con, ad esempio, con la nostra casa editrice, il libro che forse avete trovato all'entrata, la nostra casa editrice Montura Editing. Con questa casa editrice accompagniamo veramente dei progetti che sosteniamo, dei progetti di solidarietà etici, e, diciamo, in giro per il mondo, non solo qui in Italia, per cui in particolare, ecco, questo libro racconta la storia di ragazzi peruviani che fondamentalmente sono nati in montagna e vivono a 4.000 metri, hanno sempre visto le montagne dietro di loro, ma in realtà non ne hanno mai compreso bene il significato, non hanno mai dato un valore che poi è diverso da persona a persona. Ognuno di noi, quando va in montagna, cerca qualcosa, non c'è un'unica soluzione alla nostra ricerca. E questi ragazzi, per esempio, come si viene raccontato in questo libro, ad esempio, sono stati pian piano, grazie a un progetto, l'Operazione Mato Grosso, e un progetto di solidarietà partito da padre Ugo De Cenzi e dal CAI qui italiano, sono riusciti a trovare una loro strada e quindi sono diventati nel tempo delle guide alpine. Quindi sono riusciti a trovare una strada diversa da quella che non era facile per loro trovare. Stessa cosa è successa poco tempo fa con le Cholitas, non so chi le conosce, queste donne boliviane, che per loro, diciamo, l'unica strada possibile sembrava quella di dover cucinare ai campi base, mentre gli uomini andavano, i loro mariti, e portavano le persone in montagna fino alle vette. E questo è stato un progetto parlando soprattutto, ecco, quest'anno di donne in montagna, è stato un progetto di veramente una risposta. E loro si sono messe insieme e hanno creato un gruppo di ragazze che sono arrivate addirittura in vetta alla Aconcagua. La Aconcagua è la vetta più alta delle Americhe, del 6.900 metri. Si sono messe insieme e, ripeto, anche qui abbiamo partecipato per dare il nostro piccolo contributo, quello che possiamo fare. Quindi abbiamo supportato la loro attività, le abbiamo vestite anche, perché comunque, ripeto, alla base c'è anche quello. Questi sono progetti grandi in giro per il mondo, ma anche nel piccolo, nelle montagne qui dietro, quello che facciamo anche nel nostro piccolo store di Roma, nei piccoli nostri negozi, accompagnare è una parola che ci piace, accompagnare le persone, anche i giovani ragazzi. Ci sono tantissimi, tantissimi, tantissimi giovani ragazzi che si stanno avvicinando, soprattutto il Covid in questo senso ha dato una spinta enorme, si stanno avvicinando alla montagna, alla natura in genere, e quindi noi semplicemente li accompagniamo, rendiamo diciamo, il loro percorso, perché poi si tratta di percorso di ciascuno di noi,
accompagnava il loro percorso in maniera, ovviamente, capi tecnici, e questo, la nostra parte di ricerca, di sviluppo, si occupa di questo. Ma ripeto, parallelamente accompagniamo questo percorso una volta intrapreso, questi loro con dei progetti di solidarietà che spesso nascono da collaborazioni cinematografiche o da semplici viaggiatori. Magari ci sono tantissimi viaggiatori che iniziano una ricerca di loro stessi da soli, partono e fanno il giro del mondo oppure il giro dell'Italia, quello che parlava, di cui parlava prima, del CAI, il Sentiero Italia. Il Sentiero Italia sono 7.000 chilometri di bellissimi sentieri, a volte magari neanche conosciuti. Non si tratta solo di prendere la funivia e andare in cima alla montagna, farsi una foto e tornare. Sono percorsi molto più lenti, e ripeto, accompagnano poi il percorso di ciascuno di noi, e questo è quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo, accompagnare le persone. Vi ringrazio, veramente vi ringrazio. Grazie a Mattia Seira Edison e a Marco Loppi Montura, ed entriamo adesso nel vivo della questa mattina. Abbiamo avuto un keynote speaker, Berenbaum, abbiamo adesso il nostro professor Marco Kuatz dell'Università della Val d'Aosta. E il luogo in cui ci troviamo è spiegato da queste iscrizioni in latino, che è la lingua ufficiale della Santa Sede e del Vaticano. Chi ha fatto il liceo classico forse riesce ancora a capire che cosa dice. Pio XI assegnò a questa casina, un villino del Rinascimento, come sede dell'Accademia delle Scienze, Pontificia Accademia delle Scienze, erede dell'Accademia dei Lincei. È un luogo di scienza e di arte, ed è collegata alla figura di Achille Ratti, che fu prefetto della Biblioteca Ambrosiana, seconda solo alla Biblioteca Vaticana per numero e qualità dei volumi, dei tesori che chiude, che è anche un papa alpinista. Socio CAI, che ha aperto, come ricordava il professor Berenbaum, una via di salita, di discesa in realtà, al Monte Bianco. Dalla Val d'Aosta viene il professor Marco Kuatz, docente di storia della Val d'Aosta, all'Università della Val d'Aosta. Ha scritto molto sulla storia della Val d'Aosta, sulle Alpi, il suo libro Le Alpi del 2005, e in particolare la storia dell'alpinismo cattolico, che è molto legato alla Val d'Aosta. Le prime guide alpine della Val d'Aosta erano i parroci di campagna che si inerpicavano su quei sentieri alla ricerca delle vette. Caro professore, a lei la parola in un intervento che sarà tutto analogico, senza PowerPoint e senza immagini. Grazie. Lo immagino così, allora. Beh, normalmente i ringraziamenti sono molto rituali. In questo caso non è un ringraziamento rituale, perché tutto quello che io ho costruito un po' in questi 20 anni lo devo a incontri di questo tipo. Perché vi racconto un attimo come è nata questa mia ricerca, sinceramente un po' per caso. Infatti mi sento anche un pochino un intruso, io non sono un alpinista, sono uno a cui piace passeggiare in montagna, insomma, piacciono le marce di avvicinamento, i rifugi, poi basta, fermo lì. E sono nato in montagna, certamente, quindi sono cresciuto in mezzo a un mondo di alpinisti che ammiro e guardo, e che poi a un certo punto, un po' perché occupandosi di storia delle Alpi, di storia della Valle d'Aosta, non ci si può non imbattere nel tema dell'alpinismo,
ma mi imbattei in una questione che assolutamente non mi convinceva. C'era qualcosa che non funzionava nelle storie dell'alpinismo. E trovai un partito, un problema molto semplice, molto piccolo, tutto sommato, no? Cioè volevo colmare un buco storiografico, un vuoto. Il fatto che il ruolo della Chiesa nella nascita, nella diffusione e anche nella legittimazione di un'attività originariamente stravagante, inutile, pericolosa, come l'arrampicarsi sulle montagne, fosse scomparsa dalle storie dell'alpinismo. Se noi leggiamo dalla Claire Engel fino agli ultimi bellissimi lavori, McFarlane, ma ce ne sono tantissimi, o nelle storie dell'alpinismo italiano, no? Massimo Mila, Piero Motti, non ci sono più, sono scomparsi. Mila dice, sono iniziative individuali staccate, quasi una preistoria del vero e proprio alpinismo che nasce in seno al CAI. L'alpinismo italiano nasce col CAI nel 1906 e al di fuori ci sono escursionisti e semplici cose. Beh, insomma, questa cosa confliggeva fortemente sia con la mia esperienza personale e di tanti ragazzi come me che hanno incominciato ad andare in montagna coi preti in Italia. E questa era la via attraverso cui la stragrande maggioranza degli italiani hanno incominciato ad avvicinarsi. Ma anche con una prima ricognizione sul... ma chi erano i primi alpinisti? I primi che effettivamente andavano in montagna. Erano scienziati o preti. Molto spesso erano preti scienziati. E poi arriva tutta una generazione fittissima di preti educatori che vanno in montagna. E allora qui qualcosa non mi torna. Quando era il 2005 e due grandi studiosi della storia dell'alpinismo, della montagna, ginevrino Jean-François Berger e Jan Mathieu dell'Istituto di Storia delle Alpi di Lugano, mi invitarono a Sydney al Congresso Internazionale degli Storici chiedendomi un tema sulla montagna, io proposi proprio i preti alpinisti. E da quel momento è incominciata una storia tutta nuova delle mie ricerche, cioè hanno incominciato ad invitarmi associazioni cattoliche interessate, Valdocco, i salesiani, incominciai un po' ad allargare. All'inizio, molto semplicemente dissi, no, qui c'è un problema, no? Sembra che siano soltanto quelli del CAI o gli alpinisti vittoriani. Invece no, invece c'è tutto un mondo che è un mondo che poi nel Novecento avrà una diffusione larghissima, come andremo a vedere. E quindi, insomma, allora incominciai a esplorare questo mondo delle associazioni escursionistiche, alpinistiche, cattoliche. E grazie al dialogo e all'incontro con loro, il tema è un po' esploso. È esploso e andremo a vedere perché questo tema è esploso. Ma andiamo un po' con ordine. Allora, riassumo brevemente il punto in cui ero arrivato all'inizio delle ricerche. La prima considerazione all'inizio fu la scienza. La motivazione principale per cui tra 7 e 800 e direi per tutta la prima metà dell'Ottocento i preti andavano in montagna, preti, teologi, in senso estremamente lato, anche protestanti andavano in montagna, era una sfida posta dalla scienza, dalla storia naturale, era la grande sfida posta dalle epoche della natura, la storia della terra. La geologia allora non si chiamava ancora così, era la storia naturale, rischiava di mettere in discussione la narrazione della Genesi, cioè si era di nuovo al punto in cui si era stati 150 anni prima con la crisi di Galileo,
Cioè, eravamo di nuovo lì e bisognava dare una qualche risposta e la risposta c'è stata. È stato il progetto di una scienza cristiana, la chiama qualcuno, cioè una scienza che potesse tenere insieme il razionalismo scientifico con la fede cristiana, una scienza che fosse una guida sicura nel libro dell'universo, dicono, no? Uno strumento anche di lotta contro le superstizioni e contro il paganesimo. E i briti alpinisti della prima metà dell'Ottocento condividono tutti questo progetto di fondo. Cioè, le montagne sono, dice il teologo di Alagna, Pietro Calderini, un venerando sacrario della scienza. E il nostro Georges Carrel, che è stato il canonico che ha incominciato un po' la storia dell'alpinismo in Valle d'Aosta, e beh, lui diceva: enseigner à la jeunesse les liens qui unissent la religion et la science. Expliquer l'un pour l'autre, cioè unire la religione e la scienza, spiegarla l'uno per l'altro. Leonardo Murialdo, l'esempio forse più classico, un alpinista che tra l'altro ha sfiorato la cima del Mont Viso l'anno prima di Sella, solo per un incidente meteorologico non ha fatto la prima italiana al Mont Viso. E Leonardo Murialdo, fondatore degli Artigianelli a Torino e della congregazione di San Giuseppe, uno dei primi che ha portato massicciamente i bambini in montagna come strumento di educazione, diceva chiaramente: la natura è un libro di religione e di teologia. Tutto parla di Dio, la natura è il teatro di Dio. Lo spettacolo dei cieli e della terra, dei mari, cantano la sua gloria. È il famoso Monte Senarant Gloriam Dei, no? Che viene citato. Poi che cosa succede? Faccio molto brevemente per motivi di tempo. L'interesse scientifico incomincia lentamente a venir meno, ma viene sostituito da un altro grande progetto, che è un progetto di un alpinismo educatore. Sint rupes virtutis iter, cioè che le montagne siano un itinerario di virtù. È un'idea che nasce dal mondo del, vorrei dire già Don Bosco, l'usare l'attività fisica, le passeggiate, le ginnastiche come mezzo di prevenzione del disagio. Portare i giovani in montagna è una forma di allontanare i giovani dalle tentazioni e dal vizio, no? Sublimare in un itinerario di virtù le pulsioni che possono essere negative. Un modo di promuovere un uso del tempo libero che allontanasse dall'ozio, dall'osteria, e poi più tardi dalla spiaggia, luogo di tentazione. Dice per esempio Monsignor Borghezio, teologo e scrittore della Biblioteca Vaticana, sulle pagine della rivista della Giovane Montagna, dice proprio: vorrei che la divisa del nostro alpinismo fosse quella racchiusa in un motto della società francese, Sint rupes virtutis iter. Contardo Ferrini, grande studioso del diritto romano, scrive: datemi quel ragazzo che cresce aderente come l'edera nelle vesti materne, privo di individualità e di iniziativa, che io lo conduca sull'Alpinostre, impari a vincere quegli ostacoli di natura e le future con quegli ostacoli di natura le future difficoltà della vita, impari a gioire del sole nascente. Cioè, quell'uomo, quel ragazzo diventerà uomo. Cioè, la montagna è educatrice. Diceva Don Dionisio Borra di Ivrea, fondatore della sezione di Ivrea della Giovane Montagna, no? L'alpinismo è il più completo e organico degli sport. Siamo nel 1924. In esso implicano non solo le attitudini fisiche, ma anche quelle ben più importanti dello spirito. Contro questo disastroso decadimento del carattere, l'alpinismo è indubbiamente uno dei migliori modi perché addestra gli animi all'esercizio della volontà.
Quale alpinismo però? Allora qui bisogna mettere dei paletti e su questo c'è un progetto ben chiaro. L'alpinismo deve essere educazione alla prudenza, rifiuto del rischio gratuito. Il nostro primo storiografo, il prete di Valpellin, l'abbé Henri, che è anche il primo storiografo dell'alpinismo cattolico, amava sempre ripetere una frase, no? Lui scriveva in francese: «Mieux vaut manquer cent fois l'ascension d'une montagne que de perdre une seule fois la vie». Quindi, meglio mancare 100 volte l'ascensione di una montagna che perdere una sola volta la vita. E dice: io non ho mai compiuto ascensioni difficili, quarto, quinto, sesto grado, no? Sono sempre andato in montagna per piacer mio, no? Quando incontravo pericoli troppo grandi, tornavo indietro, semplicemente. E avendo verso una montagna, non mi sono mai detto vincere o morire, ma vincere o abbandonare. Ho sempre pensato che la vita che il buon Dio ci ha donato è un bene così grande da non doverlo sacrificare bestialmente contro un pezzo di pietra e di ghiaccio senza utilità per nessuno. Siamo nel 24, è una conferenza che tiene la giovane montagna a Torino e faccio solo notare, 1924 è esattamente contemporaneo al momento in cui Mallory e Irvine stanno salendo sull'Everest e non torneranno più. E come suggerisce Young Husbands, probabilmente non hanno voluto tornare indietro. E negli stessi anni il nostro Pio XI diceva una cosa molto simile: l'alpinismo vero non è una cosa da scavezzacolli, ma al contrario, tutto è solo questione di prudenza, un po' di coraggio, di forza, di costanza, di sentimento della natura e delle sue più riposte bellezze. Quindi prudenza, secondo elemento, la lentezza. Marcher lentement, diceva sempre l'abbé Henri. Un alpinismo, lo definiscono altri, all'odoroso, sans trop de peine, sans de danger, sans frayeur, no? Cioè, un alpinismo senza troppo pericolo, senza troppe paure, senza sommità inabbordabili. Un alpinismo, dice, scrive nella rivista Giovane Montagna, fatto di itinerari pacifici. Qualcuno recentemente sul blog della montagna parlava di non che dobbiamo passare dalla lotta contro la montagna alla pace con la montagna. Beh, insomma, 100 anni fa si parlava di questi itinerari pacifici. Beh, questo modello di alpinismo ha resistito molto bene negli anni 20-30 alla, come potremmo definirla, una deriva nazionalistica e superomista dell'alpinismo novecentesco, dalla scuola di Monaco al sesto grado, il Comici e Cassin, le pareti nord, il Nanga Parbat, la conquista. Ecco, tutto questo che è stato certamente molto più sotto la luce dei riflettori, anche perché aveva una grande cassa di risonanza, soprattutto all'interno delle nazioni così, che inseguivano questi modelli, no? La Germania hitleriana, non ne parliamo, ne ha fatto l'elemento di punta, ma anche in Italia i Rodatis, i Varale promuovevano questo tipo di alpinismo eroico, no? Bisogna usare, il Duce ha detto così, scriveva Comici quando tentava. Dall'altra parte il mondo cattolico resiste perfettamente, non solo resiste ma amplia enormemente, e attraverso una serie di organizzazioni
in primo luogo l'Azione Cattolica, gli scout, le colonie dei Salesiani, le colonie dei Barnabiti, le case per ferie, eccetera, molte delle quali aderendo formalmente all'OND, no? L'Opera Nazionale dopo lavoro, però mantenendo nella sostanza quel modello di alpinismo, rimane il custode di un andar per monti che sia prudenza, disciplina, rispetto, conoscenza della natura. Quello che è andato male, invece, avviene nel dopoguerra. E lì, invece, si può dire che questo modello alpinistico la partita l'ha persa. E l'ha persa contro chi? Contro cosa? L'ha persa contro la desacralizzazione della montagna compiuta, ma non tanto dall'alpinismo eroico, che intanto è una forma molto di élite e tutto sommato in molti casi anche fortemente rispettosa della montagna. No, l'ha persa nei confronti della diffusione di massa dello sci, dello sci da discesa, quello che chiamavano il discesismo, lo sviluppo delle grandi stazioni sciistiche, che hanno trasformato la montagna nella spiaggia, sostanzialmente. Hanno trasformato la montagna nella banlieue blanche delle città, l'hanno, diciamo, cooptata all'interno della civilisation des loisirs, e hanno trasformato il verso della montagna. Una volta si andava in montagna per salire, adesso si va in montagna per scendere, si va in montagna per divertirsi, non per faticare. È finito il regno del silenzio, il regno della fatica, il regno della sacralità, di un mondo separato, diverso. E è cambiato tutto la montagna. È modificata la percezione della neve, una volta era una maledizione, è diventato l'oro bianco, adesso non si fa altro che aspettare la neve, è cambiato il tempo del turismo, che una volta era estivo, poi diventa invernale, ma soprattutto è cambiata la redditività del turismo, perché lo sci ha portato le masse in montagna, ma ha portato con esso anche i soldi in montagna, la ricchezza in montagna, e la montagna è diventata ricca ovviamente nel domaine skiable, dove si può sciare. Laddove non si può sciare è stata la crisi. Bene, perché questa riflessione è tornata di grossa attualità? Beh, perché ce lo sta dicendo la natura. E il problema è che oggi di neve ce n'è sempre meno. Insomma, mal contati abbiamo negli ultimi 50 anni il 30% di neve in meno, mediamente. Questo con una serie di devastanti conseguenze, soprattutto sulla montagna 1200-1500, che aveva puntato tutto sulle stazioni sciistiche e che adesso è diventato un cimitero di funivie, di ski lift, di alberghi, di condomini abbandonati, quella montagna perduta. E quindi il problema si pone in maniera abbastanza drammatica. Per il mondo della montagna, cosa fare? Insomma, oggi si stanno configurando un pochino due alternative e forse noi dobbiamo cercarne una terza. Allora, le due alternative sono A, quello che vorrebbero le, diciamo, potenti lobbies che hanno fortemente guadagnato la montagna, insomma, no? Maestri di sci, gli albergatori, anche le guide alpine, insomma, cioè tutto questo mondo che vive della montagna
che spingono per, prima per l'innevamento artificiale, poi portiamo sempre più in alto le stazioni turistiche, andiamo su a 2000 metri, invadiamo possibilmente anche tutti quei bei valloni che sono ancora inviolati, facciamoci delle belle funivie, così cerchiamo di portare lo sci sempre più in alto, a 2000 metri si spera ancora, si spera. Con naturalmente dei costi che poi vengono spalmati sull'intera collettività, eccetera, oltre al drammatico impatto ambientale che portare lo sci così in alto può produrre. È il, diciamo, è il modello anche che su cui i politici locali delle zone di montagna stanno spingendo, per una ragione abbastanza anche semplice e comprensibile. La politica ha bisogno di rendimenti immediati, non gli interessa che se fra 20 anni, no, ha bisogno che fra 3-4 anni il politico venga rieletto, quindi il politico in qualche modo è costretto a seguire il suo elettorato, e l'elettorato è quello fatto da chi vive di questo turismo. Quindi quello che spinge è verso diciamo il resistere dello sci, no? Lo sci, il piano, l'alternativa radicale è quella di dire no, blocchiamo tutto, assolutamente, facciamo wilderness, parco, e cerchiamo di in montagna ci vanno soltanto i pochi eletti che sono capaci, vi facciamo solo, eccetera, e naturalmente questo però getta nella disperazione le popolazioni della montagna. Dicono che gli ambientalisti non li possono vedere, e da un punto di vista loro è anche molto comprensibile, è molto più un'esigenza di cittadini che hanno bisogno di spazi parco per loro, che non un'esigenza di montanari che dicono ma insomma finché la cosa ci rende cerchiamo di sfruttarla. In mezzo a tutto questo c'è c'è quello che nel titolo è stato messo in evidenza, cioè la ricerca della terza via. In realtà non è mia, lo devo ha un bellissimo libro di Enrico Camanni, che purtroppo non è qui con noi, ma so che ci segue, un libro del 2001, che una nuova via per le Alpi, insomma, cioè bisogna trovare qualche cosa che non distrugga la natura, ma che renda, no? È il nostro concetto di turismo sostenibile, abbiamo trovato tante formule. E su che cosa si può fondare questo? Io credo che si possa fondare su un'idea della montagna come spazio camminabile, come spazio, come il futuro della montagna. Io credo che siano non le piste di sci, ma possano diventare i cammini. Un tipo di turismo dolce, molti lo chiamano, le sweet mountains, le montagne che continuino a portare persone in montagna, ma con modalità che non sono quelle invasive dello sci, che possano essere. In realtà il modello non è da inventare, c'è sempre stato, i cammini, i sentieri, la montagna è piena, si tratta di riattivarli, si tratta di ridare loro un'anima, di ridare uno slancio. Se noi vediamo la storia di alcuni di questi cammini, vediamo come il turismo si sta riorientando, ma si sta riorientando a livello mondiale. Pensate solo al cammino di Santiago, cioè cos'era negli anni 60, cos'era diventato negli anni 60 il cammino di Santiago? Non c'era più, era praticamente scomparso. Oggi ci sono milioni di persone e c'è tutta un'economia che vive sul cammino di Santiago. Le stesse cose si potrebbero dire
anche se ancora in forma minore, per la Via Francigena, per il Sentiero Italia, per i Sentieri Frassati, per questo che sta... anche perché ci sono alcune cose su cui merita riflettere, perché penso che diano una prospettiva di lunga durata che può interessare anche da un punto di vista economico. Il Novecento è stato il secolo della velocità e del rumore. È stato dai futuristi al rock, il Novecento è stato fatto dai giovani. È il secolo dei giovani, perché i giovani erano tanti, perché per la prima volta si è giovani a lungo, si studia a lungo, cioè, e sono i giovani che hanno fatto. E il 2000, ahimè, per l'Occidente, sarà il secolo degli anziani. Cioè, i giovani sono sempre meno, avremo sempre più anziani, e gli anziani tendono a camminare piuttosto che a correre. Oggi, se andiamo nei posti turistici, vediamo molti pochi giovani con lo zaino e il sacco a pelo, come vedevamo negli anni 60, e vediamo molti pullman di anziani che vanno a giro enogastronomici e cose di questo genere. Beh, insomma, dobbiamo prepararci a un mutamento di tipo profondo. Però con l'ottica di rendere questo forme nuove di turismo lento, di turismo dolce, di una montagna dove si possa tornare agli itinerari pacifici, però che renda per le popolazioni locali, perché se no non le vogliono, se no non si possono fare, cioè bisogna inventarsi dei modi per cui il viandante possa stare almeno qualche giorno, possa, ecco, cose che non impattino, niente cemento, niente asfalto, niente funivie, però sentire accurati, però capanni, bungalow, non lo so, quelle casette di legno che trovi in Canada e che sono comodissime, spartane, cioè, però inventarsi qualche cosa per cui questo si possa stare. Beh, ecco, inventarsi però fino a un certo punto, perché, e qui chiudo, perché in realtà quello che ho scoperto, ed è forse per quello che poi ho avuto la fortuna di incontrare questo mondo di associazionismo che poi mi chiamava a discutere, eccetera, ma perché? Perché queste cose c'erano già tutte. C'erano tutte nelle riviste degli anni 20-30 che ho messo a studiare. La rivista dei giovani, Don Cogliazzi, è la rivista dei salesiani di Valdocco di Torino, dove ho passato alcuni mesi negli archivi di Valdocco. Insomma, dicevano queste cose qui, i campeggi in montagna, le cose... Cioè, La rivista della Giovane Montagna, insomma, io credo che oggi siamo di nuovo a quel punto lì, di fronte a una sfida che non è più quella delle pareti nord dell'Eiger, ma che è la sfida del turismo di massa, probabilmente molto più difficile da vincere, ma dove l'idea che la montagna possa essere ancora una magistra vitae, un virtutis iter, io credo che possa essere un progetto che può unire associazioni ambientaliste, associazioni cattoliche, associazioni di vario genere che hanno interesse alla difesa della terra e all'educazione dei giovani. Grazie. Spero di non aver... Grazie professore anche per questo rispetto scrupoloso del tempo assegnato. Casuale, perché non guardavo l'orologio. È l'abitudine. Il Edwin Bermond questa mattina ci ha portato in volo
alto sulle vette dei monti. Adesso Marco Kuatz ha lanciato più di una provocazione. E credo che con questi due contributi abbiamo materia sufficiente per uno scambio in sala. Sono sicuro che queste ultime affermazioni di Marco Kuatz hanno provocato molti dei presenti. E dunque io cedo la parola adesso a voi per una prima reazione. Io vedevo i vostri volti, c'è chi assentiva, c'è chi torceva un po' il naso. Dunque lasciamo spazio, siamo in perfetto orario, per una prima discussione. Ma io vorrei chiedere a Edwin Burman di fare anche una reazione al professor Kuatz, adesso o più avanti, se vuole. Well, maybe the audience would like to ask some questions first, and then I can provide feedback. I want to be sure to understand well the question. No, ha detto prima fate domande, poi lui interverrà. A voi. Allora, partirei io con una prima domanda. Il termine usato è desacralizzazione. Birnbaum ha parlato del carattere sacro della montagna in molti sensi. Desacralizzazione provocata dal turismo di massa. Che lei, Marco Kuatz, ha identificato nello ski di discesa. Ma non solo. Io ho in mente, molti di voi, fotografie di quest'estate, la fila di turisti in attesa di salire sull'Everest. Il governo francese ha messo numeri clausi di salita al Monte Bianco. Non è solo un problema legato allo ski, c'è anche un approccio di massa, un escursionismo di massa. Come conciliare questi aspetti, una montagna dolce, una montagna lenta, sapendo anche, un'altra riflessione, che l'alpinismo, avendo raggiunto tutte le vette disponibili del pianeta, forse in Antartide rimane qualche vetta ancora incontaminata, deve giocare sulla velocità o sul numero di 14-8.000 nel menor tempo possibile e nel menor tempo possibile di salita e discesa. Ma io credo che chi vuole fare 14-18.000 a fare il record, benissimo, nessuno se la prende con Irmal Burja per quello che fa. Bravo, lo fa per le guide del Nepal, lo fa in nome della sua nazione, lo fa ha queste straordinarie capacità che noi umani non abbiamo e nessuno vuole impedirlo. Io non credo neanche tanto al numero chiuso sulle montagne. Vietare è brutto, a meno che non ci siano proprio delle situazioni di pericolo. Per
veramente documentato, allora ci possono essere delle responsabilità, eccetera. Però io non credo che il grosso problema siano gli alpinisti. Non credo che sia lo sci alpinismo. Non lo è lo sci di fondo. Cioè esiste tutta una fascia di persone che saranno alcuni. Certo, l'espedizione commerciale sull'Everest, lo sappiamo, si è detto e scritto tantissimo. E fa un po', credo, anche parte di quella logica per cui come sono cresciute le nostre guide alpine e le nostre associazioni di alpinisti che nell'Ottocento erano poverissimi. Una cosa spaventosa, cioè dire i nostri carrelli e macchinà che facevano le cose pazzesche sul Cervino sono morti in estrema povertà. Il CAI doveva fare le collette per poter sostenere la loro famiglia. Eppure erano le guide di Wimpa, del Duca degli Abruzzi, quelli che facevano. Cioè, e a un certo punto non si può nemmeno rimproverare che questi poi abbiano messo gli alberghi. Cioè. Questo, eccetera. Io credo che oggi il momento forte discriminante sia però quello delle stazioni sciistiche, cioè quello, l'impatto veramente pesante dal punto di vista ambientalistico e anche proprio del tipo di fruizione, della profanazione della montagna, sia lo sci da discesa. La montagna è diventata una Disneyland non perché ci sono degli sci alpinisti, ma perché ci sono, quando si riversano un numero spropositato di sciatori che indubbiamente portano grossa ricchezza. Lo si è visto con questi 2 anni di Covid, la disperazione reale del mondo della montagna che non aveva più risorse. Insomma, lì a chiedere. Quindi, allora, il problema io credo che sia quello di riuscire a inventarsi delle forme che siano alternative alla monocultura dello sci. Poi, per carità, nessuno vuole chiudere le Cervinia, no? Ormai, cioè, vuol dire, c'è, si fa, la si sfrutta, eccetera. Chi vuole andarci ci va, io non... Cervino interessa, cosa, ma cerco altre montagne, ma eccetera. Però in qualche modo su queste alte montagne bisogna proporre qualche cosa che sia anche utile ai montanari che vivono in quella zona. E allora bisogna studiare, incominciare per tempo, sapendo che ci sono dei rischi perché i tempi sono lunghi di queste cose, ad attrezzare i sentieri, a proporre delle forme di ospitalità diffusa che non siano i condomini e i grandi alberghi, bisogna bloccare tutte le forme possibili di cementificazione, di consumo del suolo, di sfruttamento intensivo di acqua e di energia che avranno costi che saranno sempre superiori. E io credo che nel dibattito di oggi queste cose dovrebbero tornare, forse da persone che sono poi molto più addette di me. Io sono uno storico, probabilmente economisti, ingegneri, architetti, c'è chi ci sta lavorando. Io sono molto vicino al gruppo del Politecnico di Torino e dell'associazione Dislivelli, che ha un bellissimo sito, delle cose che sono, dire, ogni settimana vengono fuori delle proposte estremamente interessanti. E naturalmente l'altra cosa è vedere allora, trovare idee e poi soprattutto scegliere accuratamente quei politici che possono essere poi in grado di scommettere non sull'immediato ritorno,
ma sui 10, 20, 30 anni, no, su cui si giocano la funzionalità di queste proposte. Cioè, per rimettere in piedi la via Francigena, quanti anni ci sono voluti? Adesso incomincia a dare i suoi frutti. Certo, parliamo di 1000 persone, di sciatori ne arrivano 1 milione. E questa è ancora la differenza. Francesco Mancini. Francesco Mancini, direttivo Club 2000 metri. Fra i vari problemi legati al turismo di massa, ma soprattutto anche agli impianti, no? Ma prevalentemente alla mancanza di neve, si è creato un problema nel corso degli ultimi anni di impianti abbandonati, che sono veramente una deturpazione della montagna. Ecco, io parlo a livello appenninico, che noi giriamo tutto quanto l'Appennino. Che cosa si può fare per togliere materialmente questi impianti, questi tralicci, queste situazioni veramente demoralizzanti all'interno, sopra le montagne? Noi abbiamo una situazione sui Sibillini, al Monte Bove, con cavi penzolanti a 2400 metri, dove veramente, se questo cavo si spezza, può tagliare la testa a escursionisti che passano lì per caso. Ecco, anche questo, io credo, sono tanti gli aspetti, ma questo credo che è un altro. Grazie. Io girerei agli amici architetti e ingegneri il cosa, però una cosa che ho notato è che la natura se li sta riprendendo. Io abito nelle, diciamo, Bassi Valli di Lanzo, che è una delle zone devastate dal cambiamento climatico. Hanno puntato su stazioni sciistiche a 1200, 1300, 1400, sono tutte abbandonate. E allora quello che fanno è mettono in sicurezza, cioè tagliano il cavo, cosa, e per il resto piantano edera. E finirà come i templi birmani presi dalla vegetazione, perché il costo dell'abbattimento diventa un ulteriore costo, nessuno ce l'ha di assumere. E probabilmente resteranno come monumenti, come i cimiteri di fabbriche abbandonate, i monumenti della seconda rivoluzione industriale. E adesso avremo i monumenti dell'illusione dello sci ai 1400. Le valli cuneesi sono pieni così. Ci stanno crescendo sopra le piante. Professor Birnbaum. You have much more experience and much more expertise in the Alps. I've been in the Himalayas since, I think the first time I went there was around 1970, or actually 1968. And so I've seen great changes happen there. And I agree that the problem with the commercialization, and in particular the attitude that climbing has become more and more a competitive sport. And if it becomes a competitive sport, you tend to lose that the enrichment it can have as a spiritual activity. Then it becomes more you competing against other people rather than opening yourself to the mountains. And I think, I'm not sure how you get back to that. But as far as the Himalayas go, when I first went to Nepal in 1968, there was a total ban on mountaineering. So there were no mountaineering expeditions, which was actually quite nice. People went off climbing, and I must admit, I did too. We were trekking, quote unquote, with extra equipment. And there was a particular peak behind Dalagiri, Tukshe Peak. A number of people went off there, and I would maintain that Tukshe Peak has the world's record for the greatest number of first descents, because all sorts of groups would go up there and then come back smiling without having recorded that they'd made the ascent of the mountain.
And then after that, as far as Everest goes, the Nepali government would give one permit a season. And so you didn't have the crowding on the mountain, and that seemed reasonable. And then the idea was that they could make more and more money by allowing more and more permits. So the huge number of permits that are given. And I think you mentioned, Monsignor, these pictures of this long line traffic jam near the summit of Everest. And people focus on that, but there's another dimension which is very important, which is often ignored, which is actually one of the most dangerous parts of climbing Everest is at the foot of it, going through the Khumbu icefall, because the icefall is constantly moving and it's like playing Russian roulette. You go through and, you know, the towers may fall on you. And in fact, I went up and was doing a project listing Tibetan texts at Pingoche Monastery for microfilming. And there was an accident in the Khumbu icefall and a number of Sherpas were killed by the Seracs coming down. So what happens now is that when people go up, they pay a lot of money to go up to Everest. I mean, it could be like $60,000 or euros. And what happens is if you pay a lot of money, you go through the Khumbu icefall maybe two or three times because you go up above the Khumbu icefall at the foot of the mountain up to the higher part, and then you come back down to acclimatize and then you gradually go up. But the Sherpas who have to take your supplies, they may have to go through the Khumbu icefall 30 times. So it's putting the Sherpas at great deal of risk. And often people ignore that, which is a serious problem. For example, I ran into somebody not too many years ago who said climbing Everest was not so difficult. He paid extra money for extra oxygen. So he had plenty of oxygen to sleep at night. And I said, what was your oxygen flow when you went to the summit? And he said the equivalent of, well, in feet, 18,000 feet, 5,000 some meters, maybe 5,500 meters. And you can acclimatize to that pretty well, at least temporarily for a while. But in order for him to be able to benefit from that, the Sherpas had to take even more trips up and down through the icefall. So that creates a major problem. And I remember talking to the abbot of Tengboche Monastery, and he said, you know, Mount Everest really needs a rest for a year. It would be nice if they stopped climbing for a bit. So it is a really serious problem. And also there was a more of a sense of adventure before it became very highly publicized. So I agree with you. It's a serious problem, the desacralization of mountains. And you need to sort of remind people, what is it that's really drawing you to the mountains? I mean, are you just going there to compete, to try to get, you know, up the highest mountain and be able to. Well, that's another, for example, difference. Nowadays, when people climb Everest, it's a guided thing. So you pay a lot of money and it's every person for himself or herself. Whereas in the early days with an expedition, for example, the first expedition to climb Everest, it was a group effort. You got two people to the top, but everybody felt they had succeeded. That's kind of lost. And then I remember talking to a guide when I was in Khumbu not too many years ago, and he said he was going up from the north side of Tibet, the Tibetan side of Mount Everest, and he actually had to physically climb over a frozen dead body. It was blocking the ridge, and there's just something macabre about that. I know Sir Edmund Hillary, whom I knew before he died, was really rather appalled at the difference in attitude toward climbers. I mean, people just leave each other to die on the mountain. So it's a change in attitude. And what one does to do something about that, I think you need to restore a sense of what it is about mountains that's really inspirational. And a sense not only of mountains as places of inspiration, but mountains as places where you connect to others, where there's a greater sense of camaraderie. Abbiamo tempo ancora per qualche altra domanda. Prego, il nome per favore. Si sente, sì. Sono Antonello Sica, CAI, Giovane Montagna, Azione Cattolica, Scout. Tutto questo poi si è sintetizzato nella ideazione dei sentieri frassati, di cui sono stato promotore, ma insieme poi realizzatore con le associazioni che ho citato. Ecco, mi ritrovo moltissimo, quindi sono fra quelli che acconsentono all'intervento del professore Quat. Vorrei sottolineare un elemento delicato e pericoloso, se non ben trattato,
che quello, lo stimolo a doversi inventare qualcosa, perché chiaramente bisogna inventarsi qualcosa. Ma su quale via, su quale direttrice? Perché noi in Appennino, io vengo dall'Appennino campano, vicino a quello lucano, quindi da un profondo Appennino, c'è sempre la tendenza a imitare il nord e quindi c'è la tendenza a replicare gli errori del nord. Lo abbiamo fatto in passato con gli impianti sciistici costruiti a Bizzeffe nel sud quando la neve andava sparendo e poi adesso siamo pieni di tralicci e tutto qua. Adesso di recente si sta sviluppando un fenomeno pericoloso sulla pseudovia dell'invenzione. Dobbiamo costruire degli attrattori. Perché si pensa che con l'attrattore si attrae quel turismo che porta soldi. E quindi abbiamo a Bizzeffe i ponti tibetani, che realmente, io sono testimone sul sentiero fra stati della Basilicata, in un paesino dove non andava nessuno, abbiamo realizzato il sentiero fra stati, c'è cominciato ad andare tanta gente, ma non le migliaia di persone che in pochi anni sono andati sul ponte tibetano, che poi non è tibetano, è un ponte a passerella, di Sasso di Castalda, in provincia di Potenza. Peccato che passato qualche anno, dove sono andate migliaia di persone, a un altro paese della stessa Basilicata si sono inventati un altro attrattore, che non è altro che un altro ponte tibetano. Per cui a Sasso di Castalda, dove si erano inventati il primo attrattore, si sono guardati intorno e dici no, allora dobbiamo aumentare la rete escursionistica. Saggiamente. Allora questo per dire che cosa? Attenzione, dobbiamo inventare secondo la linea della naturalezza. Cioè noi non dobbiamo inventare costruendo ponti tibetani che non ce n'è bisogno perché non portano la sostenibilità del turismo, cioè la ripetitività nel tempo, la continuità nel tempo. Questa è la sostenibilità. E la via maestra è quella di assecondare quel gusto dell'avventura di cui parlava poc'anzi il professore Birbao, dove paradossalmente oggi se volete camminare, avventurarvi per le montagne, dovete venire al sud d'Italia, che sono le uniche montagne che ancora non hanno una rete estremamente segnata. E io dico ben venga, dove se vuoi andare in montagna ti devi accompagnare con la gente del posto che ti racconta e ti porta per mano su quelle montagne. Questo è un modo che attende solo però una grossa promozione di coloro che, e qui ce ne sono tanti presenti, vedo Ardito che mi guarda, perché ed è il non plus ultra insieme a tanti altri. Allora dateci una mano a pubblicizzare il gusto dell'avventura, perché questo lo vorranno i giovani, lo vorranno gli anziani, pagherà sempre, darà continuità, non darà il botto di turisti, ma darà la continuità e il sapore del turismo. Guardate che col mare è avvenuta la stessa cosa, perché la gente poi alla fine di Rimini si stanca, va cercando la spiaggetta dove non ci va più nessuno ed è disposta anche a pagare. E vuole il capanno naturale, non vuole più il grande albergo. Allora facciamoci imitatori, come dire, delle esperienze, ma per prendere il meglio, il nuovo. Non facciamoci imitatori delle peggiori cose fatte dagli altri. Io volevo sottolineare questo aspetto, ecco, della relazione, e la ringrazio per veramente mi ci ritrovo tanto. Mi chiedono di essere brevissimo, lo sarò, anche perché io dalle questioni Everest non ho assolutamente idee, né penso che noi abbiamo nessun potere. È una questione che gestiscono loro e noi non possiamo. Quello che possiamo fare invece, io penso che potrebbe essere un'altra cosa. Allora, c'è un...
gigantesco rimpianto nelle città di quando c'erano gli oratori, di quando gli oratori funzionavano. Io mi ricordo che quando ero andato a lavorare nella biblioteca, all'archivio di Valdocco, c'era il vecchio bibliotecario, Don Terzuolo, con cui facciamo delle lunghissime chiacchierate, e che mi raccontava di quando, nella sua giovinezza, quindi parliamo degli anni 50-60, all'oratorio di Valdocco c'erano migliaia di bambini che giocavano a calcio, che cosa, e che loro portavano in montagna. E c'erano le scuole che portavano in montagna. Oggi andiamo a fare le gite scolastiche a Amsterdam, Barcellona, vogliamo andare... No, perché no, riusciamo a proporre delle gite scolastiche a un rifugio alpino? Gite in sicurezza, quelle della Béhanry, cioè non... Ma poi i genitori, guai. Ma allora, portiamoli una settimana, non una settimana bianca a sciare, portiamoli una settimana bianca in un rifugio di montagna. Portiamoli in un campeggio di montagna, come facevano gli accampamenti della giovane montagna negli anni 20, bellissima, la Conca di Bi, posto stupendo dove fai delle magnifiche passeggiate, tranquilli, dove tu puoi portare i giovani. Quando, mi ho insegnato parecchio tempo nelle scuole superiori, insomma, arrivavano le proposte delle gite scolastiche, io tutti gli anni mi facevo sto numero. Poi a un certo punto ho smesso, perché mi ridevano tutti dietro, dicevo, ma anziché città d'arte, che figuriamoci se gli studenti vanno per vedere i musei, ma non raccontatelo a me, no, lasciate perdere. Si va per la discoteca, per il fast food, queste cose qui, ma una volta proponiamo di farci una gita, una tre giorni, una cosa, a un... Voglio dire, siamo in Val d'Aosta, abbiamo delle possibilità straordinarie a costi bassissimi, facciamo niente da fare. Allora, io mi chiedo, ma non è possibile mettere in cantiere un progetto di proprio lavorando sui giovani, sull'avvicinamento alla montagna? Poi, vuol dire, chi vorrà fare l'alpinista di punta ci sarà sempre, benissimo, ci sta, nessuno glielo vieterà. Sì, certo, il nostro Béhanry non gli darà la soluzione, però insomma, comunque siamo in un regime di libertà e va bene, e lo faccia pure. Certo, mi rendo conto che Alex Honnold e il Free Solo su El Capitan non è molto educativo. Come modello, e non lo farei vedere a scuola ai miei studenti, ecco, questo non lo presenterei come modello di alpinismo, proverei, ecco, però io penso che, io temo molto che le istituzioni educative abbiano abdicato a quello che era un po' il nocciolo di questo progetto di alpinismo educatore. Cioè, il Virtutis Iter è stato abbandonato e non mi sembra che lo si faccia più. Quindi io credo che si possa lavorare su queste due prospettive, cioè rendere il camminare, i cammini, cercare di renderli redditizi per le popolazioni locali, inventandosi una serie di modalità per trattenere il viandante, e per modalità non impattanti sul territorio, ma modalità che lo facciano fermare. Dall'altra parte, io penso che si debba lavorare su un progetto educativo che reintroduca un'idea della montagna in cui tanti credono, e quindi su cui si potrebbe trovare tutta una serie di sinergie possibili. Bene. Con questo commento interrompiamo per adesso le nostre discussioni per andare a pranzo. Per farlo ci sposteremo nella villa cinquecentesca. Seguite Francesco Mancini, che è membro dello staff della
Casina Pio IV, nonché direttore dell'Associazione Appennino 2000. E ci ritroviamo sotto per il pranzo, riprenderemo i lavori alle, secondo il programma, alle 2. Non so se sia molto realistico, proveremo. Tornare alle 2. Se potete gentilmente prendere posto, possiamo iniziare la seduta del pomeriggio. Siamo un po' in ritardo, per cui vi sarei grata se vi poteste accomodare. Grazie, vi prego di accomodarvi. Potete anche prendere posto nelle prime file perché abbiamo avuto un po' un cambio di partecipanti.
Quindi potete sedervi tranquillamente dove vedete libero. Allora, i panelisti sono un po' preoccupati perché dopo questo fantastico pranzo temono qualche defaillance nel pomeriggio, per cui vi prego di non abbandonarci. E allora, cominciamo subito la sessione del pomeriggio con un video di Mira Rai. Mira Rai è una nepalese che corre in montagna ed è un'ambasciatrice della Mountain Partnership, è una giovane donna veramente piena di grinta che sta facendo delle cose meravigliose e coinvolgendo le ragazze nepalesi in questo progetto. E quindi, se la regia è con noi, possiamo partire con il video. Grazie. Namaste, ma Mira Rai, Mountain Partnership को Guru Ambassador. Difficult situation पनि Mountain Partnership ले जै जैविक विविधतालाई संरक्षण प्रबन्धन गर्नको लागि जागरूकताका साथ 2022 अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस मनाउन गइरहेको छ. यी सुन्दर परिस्थितिहरूमा म धेरै समय बिताउने र ट्रेलमा दौडिने र नयाँ साहसिक कार्यहरूको अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको रूपमा म अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवसको वुमेन्स मुभ माउन्टेन विषयवस्तु लिएर च्याम्पियन हुन पाउँदा एकदम धेरै खुसी लागेको छ. हाम्रो सुन्दर हिमालहरूलाई जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र हानिकारक मानव विकासको क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि हामी एकजुट हौँ. हाम्रो मुख्य परिवर्तनको एजेन्डा महिलाहरूको योगदानलाई कदर गरौँ. मिरा राई इनिसिएटिभमा ट्रेल रनिङ र दौडमा सम्भावना भएको बहिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने र विभिन्न प्रशिक्षणदेखि लिएर अन्य गाइडलाइन्सदेखि लिएर अन्य विभिन्न पर्सनल डेभलपमेन्टको कोर्सहरूदेखि लिएर अन्य विभिन्न प्रोग्रामहरू चलाउने र उनीहरूलाई एउटा कुशल एथलिट बनाउनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन उत्साह र एउटा अवसर दिने कामहरू चाहिँ इनिसिएटिभबाट गरिरहेको छ. एक्सचेन्ज एन्ड इम्पावर प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा पठाएर यो जुन ट्रेल रनिङमा एक्सप्लोर गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको सांस्कृतिक भाषाहरूदेखि लिएर अन्य विभिन्न संस्कृतिसँग जान्न बुझ्नको लागि एउटा वातावरण मिलाउने काम चाहिँ एक्सचेन्ज एन्ड इम्पावरबाट हामीले चाहिँ जुन महिला बहिनी खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ. एक अल्ट्रा धावकको रूपमा म युवा तथा युवतीहरूको लागि सपना पुरा गर्नको लागि अरू उनीहरूको यो गेममा सक्सेस हुनको लागि नयाँ साहसिक कार्यहरू गर्ने र लैङ्गिक समाप्त प्रबन्धन प्रशोधन गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु. एउटा साधारण व्यक्तिको रूपमा सामाजिक आर्थिकलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो सपनालाई पछ्याउनको लागि दिगो परिवर्तन सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न आकाङ्क्षाहरू सपना पुरा गर्नको लागि यो क्षेत्रमा आउनुहुने महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन उत्साह र साहस दिन सपोर्ट गर्न चाहन्छु. सबैको लागि थप दिगो भविष्यको निर्माण गरौँ. थ्याङ्क यू. नमस्ते. Dopo questa fantastica ed entusiasta donna nepalese, passiamo adesso ad un'altra donna che è con noi, è venuta da Aspen, lei è la direttrice del programma per i giovani nativi americani dell'Aspen Institute e l'abbiamo nominata di recente ambasciatrice della Mountain Partnership in riconoscimento della sua passione e del suo impegno. E Nikki Santos, please, you have the floor. Thank you so much. To the translator, I'm going to speak a little bit in my indigenous language, so please do not stress yourself in trying to translate what I'm about to say. Asta Melguinis Hilhis Lakla, His Huiswe Huele, Chinschitze Umsh, and Cheye is Huiswe Selena Gary, Hinune is Huiswe Teresa Williams, and Hinstemiche is Huiswe Appleson Raymond Itten. My relatives, friends, and distinguished guests,
My name is Huele, which means meadow lark. I was given this name because where I am from, meadowlarks bring songs of good medicine in the morning. And I introduce my family to you in my ancestors' tongue, because in our ways, if you want to know who I am, you must know who my matriarchs are. I come from a matrilineal society and am a proud member of the Coeur d'Alene tribe. Our name is Chitsu'umsh, the people who were discovered here. And our traditional lands span from eastern Montana through western Washington and up to Canada. And today we are on a small reservation at the base of the Rocky Mountains. And in my opinion, it is the most beautiful place in the world. I grew up in the Pacific Northwest. It is the land that I love and has shaped this Chitsu'umsh Smiyam, the Coeur d'Alene woman that you see here today. When our Kulun Sutin, our creator, made this land and our mountains, he told the plants and the creatures to prepare for us, the people. Kulun Sutin, creator, asked them, who will give their life to feed the people? The bitterroot and the huckleberries grew out of the ground and said, we will give our lives. The elk and the buffalo laid down and said, we will give our lives. And the fish swam up from mountain streams and said, we will give our lives. It is a sacrifice of our relatives that has allowed us to live in this land since time immemorial. And it is the mountains, the Buckhorn Mountain, St. Joe's Baldy, Mount Spokane, the Bitterroot Mountains, and the Rocky Mountains, where my family and my people and the surrounding tribes, the Kalispel, the Kootenai, the Ponderay, Shuswap, Kalispel, Paulville, and others, came for encampments, ceremony, games, storytelling, hunting, fishing, and cultural happenings. They were always in the mountains because, as I was told, that's where the gifts were. My English name is Nikki Santos, and I serve as the executive director for the Center for Native American Youth, a policy program at the Aspen Institute in Washington, D.C. I am the first Indigenous woman and the youngest executive that has ever been appointed into leadership. Rooted in culture, our vision is for all Native American youth to lead full and healthy lives, to be honored for the leaders that they are, and to have the resources and agency to create the world that Native American youth are worthy of and deserve. I serve on several boards and advisory councils, including various foundations and nonprofits, and was most recently appointed as a Goodwill Ambassador for the United Nations Mountain Partnership. And it is this role that brings me here today. This is my first time here in Rome. And each morning as I greet the day by watching the sun rise over the Alps, I reflect on the teachings and culture that I was raised with and embrace the teachings of the mountains here in Italy. I want to wish you all a happy International Mountains Day. And to the women here and those who are joining virtually, may you always have the strength, support, and love to continue to move mountains. Before I discuss the importance on mountain conservation and stewardship, I need to be honest with what is on my spu'us, my heart. Being in the Vatican as a Native American woman is full of mixed emotions of pride and honor, and also the need to speak the truth. I was taught that in order for healing and transformation, we must have a space to lay down our truth. I acknowledge that the Catholic Church at one time sought to eradicate and erase Indigenous people, my people, through forced removal from their home into Indian boarding schools with the purpose to kill the Indian and save the man. These mission schools aimed to assimilate children to make them what the church deemed to be civilized, and most notably, they aim to break my ancestors' spirit. Yet here I am today. My very existence is resilience. And I would like to acknowledge Pope Francis in his public apology to Indigenous people as a path forward to reconciliation for the brutal and inhumane treatment of Indigenous children in the name of God. It is important to remind people of this hard truth so we can work together towards further reconciliation and heal together. I am inspired by Pope Francis's encyclical, Laudato Si. Pope Francis reminds us to see everything in an interconnected way.
not in a way of domination over the earth. The real problem, Pope Francis insists, is a myopic mentality that has failed to address climate change to date. Pope Francis states that the earth itself, burdened and laid waste, is among the most abandoned and maltreated of our poor. She groans in travail, and we have forgotten that we ourselves are dust of the earth, and our very bodies are made up of her elements. We breathe her air, and we receive her life and refreshment toward from her water. My relatives, when your blood returns to the sea and your bones return to the earth, perhaps then you will remember that the land does not belong to you. It is you who belong to the land. Chief Seattle of the Duwamish people once said, "This we know, the earth does not belong to man, the man belongs to the earth. All things are connected like the blood which unites one family. All things are connected." And that's how I was raised. To be in relation is how we can better care for the mountains that we all love. The truth that we must collectively reckon with is that those who are closest to the problem are closest to the solution. And I'll say that again, so the word sinks in. Those who are closest to the problem are closest to the solution. However, we are the furthest from resources and the furthest from power. Nearly a billion people on our earth live in mountain communities. However, many suffer from food insecurity, lack of access to quality healthcare, economic opportunities, education opportunities, and jobs. I see this firsthand on my Indian reservation back home. But we stay in our mountain communities because it's the land that we love, and that land loves us right back. Like I said earlier, it's where the gifts are. Our connections to the mountains are directly tied to our cultural and community well-being. They are our sila, our grandfathers. They watch over us and they protect us. However, I am fearful that climate change's impact that it is having on my grandfathers. My tupie would pick huckleberries at Buckhorn Mountain every year. So did my yaya, and today my ehue. For generations, we have been rich in harvest. This past year, there were not as many berries. And I'm fearful that when it is my daughter's time to gather berries, just like her ancestors were, there will be none left because of climate change. Indigenous people are the first stewards of the land, and we are seeing a vast movement in so-called United States of America to recognize indigenous and ecological knowledge in conservation spaces, and a suggestion to return to indigenous ways of stewardship. To Melgonis, my relatives, it is not a question if we should, but how soon can we act? Will it be after another wildfire? Will it be after the next landslide? Will it be after the next massive flood? Will it be after the next glaciers have melted? Or will it be when there are no more berries left? We cannot wait. Our mountains cannot wait. We must work together as a collective, as Pope Francis shares in his encyclical. We must have a new universal solidarity. We require to have a space for all of our truth, indigenous knowledge, cultural ways of knowing, Western solutions, Western science, especially, and most importantly, the truth of our mountains. We have a responsibility to our mountains and for the generations to come. As Chief Seattle states, we do not inherit this land from our ancestors, we borrow it from our children. Liam Lynch in Just Us Aches, a heartfelt thank you. Beh, grazie Niki, grazie davvero per queste bellissime parole, e penso che tutti quanti siamo d'accordo con questo, con tutto quello che tu hai espresso, e in particolare con il fatto che noi veramente prendiamo in prestito la nostra terra dai figli, e quindi dobbiamo assolutamente preservarla per le generazioni future. Come sapete, da programma era previsto che questa sessione fosse moderata da Enrico Camanni, che non è potuto essere con noi, però lo vedo collegato in video per un breve saluto.
Sì, buongiorno a tutti. Scusate, sono vittima dell'influenza stagionale. Vi ho seguito con attenzione questa mattina, gli spunti sono tantissimi. Io adesso resto collegato, se c'è da approfondire, se volete che commentiamo qualcosa insieme, io sono a disposizione. Comunque sto attento a tutto quello che dite. Grazie, grazie Enrico. Mi presento brevemente, sono Rosa Laura Romeo e lavoro per la segreteria della Mountain Partnership. La Mountain Partnership è un'alleanza, anzi l'unica alleanza delle Nazioni Unite che si occupa di montagna e il segretariato è presso la FAO. Abbiamo adesso questo primo panel tecnico, potete vedere qui con me i panelisti. Abbiamo Elisa Palazzi, che è una climatologa dell'Università di Torino, Paola Gigliotti, una professoressa all'Università di Perugia e una scalatrice, Thomas Hofer, che è un mio collega alla FAO, un esperto di montagna, ma in questo momento è qui come in veste di responsabile per il team che si occupa di foreste e biodiversità, ed il collega Gregorio Gil Velasquez, che si occupa di pastoralismo. E, brevemente una piccola introduzione su perché parliamo di montagne e a livello di Nazioni Unite, a livello FAO. Immagino che abbiate tutti quanti sentito le varie presentazioni della mattina, però giusto per fare un po' il punto e sistematizzare un po' le informazioni che ci siamo scambiati. Quindi le montagne coprono circa il 27% delle terre emerse e ci abitano 1.100.000 persone, 100 milioni di persone più o meno nel mondo, 1 miliardo nei paesi in via di sviluppo e 100 milioni nei paesi occidentali. E questo dato penso sia già in sé interessante, perché ci indica come la tendenza allo spopolamento nelle zone, diciamo, occidentali del mondo sia veramente molto forte, mentre invece nei paesi in via di sviluppo ancora molte persone vivono in montagna. Però vivono in montagna a costo di grandissime sfide, di grandissimi sacrifici. Noi monitoriamo la vulnerabilità all'insicurezza alimentare, che è un modo, diciamo, Nazioni Unite per parlare di fame, di denutrizione, e la monitoriamo da circa 20 anni e vediamo che purtroppo, mentre il dato in generale, al di là del Covid in generale, è in miglioramento nel mondo, nelle zone di montagna la malnutrizione continua a peggiorare. E continua a peggiorare per tanti motivi, sicuramente i cambiamenti climatici e il degrado delle terre, l'impoverimento dei suoli, il cambiamento dei cicli idrologici, eccetera, pongono delle sfide fortissime alle popolazioni che vivono in montagna. E ci sono tanti altri fattori che aumentano la vulnerabilità delle zone montane. Quindi sappiamo che le montagne hanno bisogno di attenzione, sono più di 20 anni che la Mountain Partnership esiste, questo anno è anche l'anno internazionale delle montagne e speriamo che collettivamente, con tutti questi sforzi, impegni che vediamo in tutto il mondo, si riesca a portare le montagne più al centro del dibattito nelle Nazioni Unite, che non è una questione teorica, è un segno molto concreto che si traduce poi in finanziamenti, in politiche, in azioni concrete che vanno a beneficiare le popolazioni e l'ambiente di montagna. Quindi passiamo subito alla prima panelista, che è Elisa Palazzi. Elisa Palazzi, come dicevo, è una climatologa dell'Università di Torino e fa parte di questo panel che si occupa di cambiamenti climatici. Ha recentemente pubblicato un importante rapporto e penso che tu abbia una PowerPoint, giusto? Vai, Elisa. Intanto che arriva, ringrazio anche io, insomma, tutte le persone che hanno organizzato questo evento, al quale partecipo con grandissimo, grandissimo interesse. Mi sembra un'occasione, almeno finora, da questa mattina, estremamente fruttuosa per contaminarsi anche con modi diversi di studiare e vivere la montagna. Io sono una climatologa e lavoro all'Università di Torino, insegno fisica del clima, ho fatto tanta ricerca anche al CNR proprio sugli ambienti di alta quota, studiando quelle che sono le variabili che più influenzano i cambiamenti che osserviamo in montagna, dalle cose più eclatanti come la fusione dei ghiacciai o la diminuzione della neve, alle cose che forse per chi non maneggia i dati della scienza sono un po' meno facilmente percepibili, come per esempio le diminuzioni nella biodiversità, nella varietà
delle specie animali e vegetali che popolano le montagne nella loro tendenza a migrare verso l'alto, a cambiare le loro abitudini negli sfasamenti negli ecosistemi. Ecco, io studio un po' quelle variabili che guidano tutti questi cambiamenti, perché la montagna è ormai riconosciuta anche a livello scientifico come una sentinella del cambiamento climatico, cioè gli effetti del riscaldamento globale in montagna sono incredibilmente visibili. Allora partirei subito con una immagine che non riguarda la montagna, ma che riguarda il globo. Il riscaldamento globale, in questa rappresentazione che è diventata abbastanza iconica, che si è inventato uno scienziato molto noto dell'Università di Reading, si chiama Ed Hawkins, e queste le ha chiamate le strisce del riscaldamento, le warming stripes. Non so se vi è capitato già di vederle, sono diventate abbastanza famose perché è un modo di rappresentare il riscaldamento globale dal 1850 ad oggi molto d'impatto, attraverso questi colori che virano dal blu al rosso, e dietro ovviamente ci sono i dati raccolti di temperatura media su tutto il globo, si vuole mettere in evidenza la tendenza di crescita della temperatura. Ogni linea verticale che vedete rappresenta, attraverso il colore, la temperatura di un anno media confrontata rispetto a una temperatura di riferimento, quella del trentennio 1971-2000. Quindi i colori azzurri sono quando la temperatura di un dato anno è inferiore a quel riferimento, e invece i colori rossi quando è superiore. Quindi tutti gli ultimi 40-50 anni, li vedete verso la parte destra del grafico, corrispondono agli ultimi decenni, che sono nettamente, in termini di temperatura, superiori alla media. Se prendiamo un anno a caso degli ultimi, per esempio il 2016, vediamo esploso questa anomalia, si chiama così, di temperatura globale, sempre con i colori, le zone dove le temperature sono state superiori al riferimento, quindi praticamente dappertutto, il giallo e il rosso evidenziano queste zone, con il blu invece le zone dove le temperature sono state inferiori alla nostra climatologia di riferimento. Ecco, il 98% della superficie del pianeta si è scaldata negli ultimi decenni, e questo è un dato scientifico, perché ci sono moli e moli di articoli pubblicati, validati dal processo scientifico, che lo dimostrano, senza bisogno ovviamente di credere o non credere che sia così. Però il mondo non si è scaldato tutto allo stesso modo, e lo vediamo molto bene da questa immagine. Ci sono delle zone che si sono scaldate più di altre, sono quelle rosse, no? In particolare l'Artico emerge come un hotspot climatico, ma non è solo l'Artico che in una raffigurazione come questa davvero spicca moltissimo. In generale le zone continentali rispetto ai mari si sono scaldate un po' di più, non perché i mari siano immuni dal riscaldamento, ma perché devono far ricircolare questo grande calore che accumulano, più del 90% in un volume molto ampio. Ma poi c'è ad esempio l'area del Mediterraneo, nella quale l'Italia è immersa e quindi ci riguarda abbastanza da vicino, e le montagne sono l'altro grande hotspot, l'altro grande punto caldo del riscaldamento. E infatti le chiamiamo sentinelle. Le montagne sono sentinelle del riscaldamento globale, sono il canarino nella miniera che lancia allarmi, mandandoci i segni tangibili, anche sperimentati ormai sulla nostra pelle, no? Degli effetti dell'aumento di temperatura. Quindi lo vediamo nella fusione dei ghiacciai, lo vediamo nella carenza della neve, lo vediamo nell'intensificarsi degli eventi estremi, lo vediamo nel calo della biodiversità, appunto. Tutti i segni di come il riscaldamento globale, in alcune regioni, per alcuni meccanismi di cui andremo a parlare tra poco, va a intensificarsi. Partiamo solo una slide con qualche dato, importante però. Le montagne hotspot, cosa vuol dire? Punti caldi. Punti caldi sia perché la scienza con i dati ha dimostrato che si sono scaldate di più e più in fretta rispetto all'aumento medio di temperatura su tutto il globo, sia poi in termini di impatti, cioè di ripercussioni particolarmente importanti su questi ambienti, ma ovviamente poi anche a valle, perché un'altra cosa che forse non abbiamo messo ancora troppo in evidenza è che gli effetti di ciò che accade in montagna non restano confinati lassù, ma ovviamente si propagano a tutti noi che in qualche modo utilizziamo, forse inconsciamente, inconsapevolmente, tutti i regali, si chiamano servizi nel gergo tecnico, ma a me piace chiamarli regali che le montagne ci offrono, no? Dall'acqua all'aria pura, alla protezione, all'impollinazione, alla ricreazione, alla bellezza, anche all'aspetto proprio spirituale ed evocativo.
Ma i dati ci fanno proprio vedere che la montagna si è scaldata di più rispetto all'aumento medio della temperatura su tutto il globo, che si è verificato con una rapidità di circa 0,2 gradi ogni decennio negli ultimi anni. Negli ultimi decenni le montagne si sono scaldate con un tasso di 0,3 gradi centigradi. Lo vedete nell'asse verticale di quella figura che mette insieme tutti i dati di tantissime misure raccolte nel tempo in varie aree geografiche montane del mondo, sono i vari colori. Se uno media tutti i valori che ci sono su quell'asse verticale, vede appunto che la velocità con cui si sono scaldate le montagne è superiore a quella media globale. E questi sono i dati che ce lo dimostrano, e poi la modellistica climatica ci aiuta a interpretare ancora meglio questi dati. Ad esempio come? Beh, ad esempio aiutandoci a capire uno dei meccanismi di base per cui la montagna si è scaldata di più e più in fretta rispetto agli ambienti a più bassa quota. Uno dei meccanismi principali è quello che chiamiamo retroazione ghiaccio-albedo. A parte ghiaccio, le altre due parole possono essere un po' più complicate da capire, ma forse neanche tanto. Cos'è l'albedo intanto? L'albedo è la capacità di una superficie di riflettere la luce del sole. Penso che forse lo sapete tutti, ma insomma è chiaro che se su una montagna c'è la neve e c'è il ghiaccio, ecco, allora quando la radiazione solare arriva, questa viene riflessa, come in uno specchio, perché il bianco riflette, è una sua proprietà. Quindi in qualche modo le montagne, quando sono ricoperte di ghiaccio e neve, sono dei termostati che aiutano a tenere il nostro pianeta fresco. Ecco l'importanza delle montagne, ecco l'importanza dei poli. Regolano in qualche modo, insieme a tanti altri meccanismi, la temperatura del nostro pianeta. Ma cosa succede quando le montagne quando la neve o il ghiaccio spariscono in montagna? Quella è una foto abbastanza significativa della Marmolada. Beh, non ci sono più superfici bianche che riflettono la luce del sole. Al contrario, ci sono superfici scure che assorbono la luce del sole, che si scaldano, che fanno fondere ancora di più il ghiaccio e la neve che stanno sopra, che liberano ancora di più il suolo nudo, che assorbe ancora di più luce del sole, che riscalda ancora di più. Quindi a fronte di un riscaldamento iniziale che noi oggi sappiamo essere in grande parte dovuto all'immissione di gas a effetto serra in atmosfera dovuto alle nostre attività, a fronte di quello le montagne perdono ghiaccio e neve, e questa perdita di ghiaccio e neve amplifica ancora di più il riscaldamento iniziale. È una sorta di gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso molto, molto serio, molto grave, perché una volta innescato è impossibile fermarlo, perché si tratta di meccanismi interni del clima dovuti alla complessità in senso fisico del sistema climatico. Questo è uno dei tanti meccanismi che fanno delle montagne degli amplificatori del riscaldamento. Qui abbiamo quindi visto la causa, il meccanismo, ma quali sono gli effetti? Beh, in parte li abbiamo già citati, gli effetti di questo aumento amplificato della temperatura. Quello credo sotto gli occhi di tutti quelli che frequentano la montagna, ma non solo, anche gli altri, perché basta guardare le fotografie e comparare le montagne di un tempo con quelle di oggi, è la fusione dei ghiacci. Quindi una rapidità, soprattutto dagli anni Ottanta, senza precedenti nella perdita di volume, di massa, di estensione dei ghiacci sulle nostre montagne, ma anche della neve. Il 2022 è stato un anno abbastanza esemplificativo, no? Da questo punto di vista, un esempio proprio di come la siccità, che non vuol dire solo mancanza di pioggia, ma anche di neve nella stagione invernale, ha segnato i nostri territori e ha portato alla carenza di acqua che ci siamo ritrovati nella stagione estiva. Abbiamo poi la formazione di laghi glaciali, se ne è già parlato stamattina, i GLOF events, quindi questi glacial lake outburst floods, queste inondazioni molto repentine dovute al fatto che questi laghetti si formano in maniera altrettanto repentina per la fusione accelerata dei ghiacci, ma non sono stabili, hanno delle arginature moreniche molto molto fragili, basta poco per farli rompere e per esondare e per creare dei problemi, dei danni a chi abita sotto. Nella zona himalayana sono stati visti una cosa come 5.000 di questi laghi formati dalla fusione dei ghiacciai a rischio esondazione. Poi c'è la degradazione del permafrost, altro elemento fragile, fragilissimo della criosfera, non solo delle alte latitudini dove se ne trova in abbondanza, ma anche delle alte quote dalle nostre parti in Italia sopra i 2.500-2.600 metri. Un terreno che finché resta congelato tiene saldo tutto ciò che ci sta sopra, ma nel momento in cui si sgretola, perché il calore penetra sotto la superficie, rende quel terreno molliccio, instabile, genera frane, smottamenti. Notissimi sono quelli dell'estate del 2003,
quando ci fu la prima di una serie poi di ondate di calore importanti in Europa, che in montagna ha generato moltissimi crolli per la degradazione del permafrost. Ma abbiamo anche incendi e alluvioni, sembrano due aspetti in contrapposizione, no? L'uno con l'altro, invece è semplicemente le due facce della stessa medaglia con cui il riscaldamento globale va a modificare il ciclo dell'acqua, cioè da un lato carenza di pioggia, e di nuovo quest'anno ne abbiamo avuto un esempio molto molto chiaro, dall'altro tutta la pioggia che non era piovuta tutta insieme. È proprio così che si manifesta per tante ragioni che al limite esploriamo dopo se ci sono delle domande, ma in montagna, dove almeno dalle nostre parti ci sono le foreste, la siccità può voler dire facilità di propagazione degli incendi. Non è che il cambiamento climatico innesca un incendio, ovviamente, ma facilita moltissimo la sua propagazione una volta che l'incendio viene innescato, perché il terreno è privo di umidità, è secco e arde, perdonatemi la parola, dal desiderio di bruciare. E poi c'è tutta la biodiversità, lì c'è l'esempio della pernice bianca, perché è uno degli animali che sta molto soffrendo questa crisi della biodiversità, perché muta il suo pelo, e questa è una sua caratteristica scritta nel DNA, troppo presto rispetto a quando tutto intorno cade la neve. Di solito la pernice bianca diventa bianca in inverno quando c'è la neve ed è grigia in estate, e ha un orologio interno che le fa cambiare di abito, diciamo, ma adesso che la neve arriva un po' più tardi perché la stagione si accorcia, ma lei cambia il suo pelo per il suo orologio interno, rischia di essere predata perché è estremamente visibile ai rapaci, sono appunto gli animali che la predano, e così via. Quindi tantissimi indicatori. Tra questi, visto il tema della giornata internazionale della montagna di quest'anno, ci sono anche le donne, perché le donne sono degli indicatori, non è bellissimo chiamarle così, ma del riscaldamento e degli effetti del riscaldamento, perché come tante altre fasce vulnerabili della popolazione, e purtroppo in alcune zone montuose e rurali, in alcuni paesi lo sono perché godono di meno diritti rispetto agli uomini, ecco, le fasce vulnerabili della popolazione, così come i paesi più vulnerabili, sentono maggiormente gli effetti della crisi climatica perché hanno meno strumenti per contrastarla. Adesso che con la crisi climatica molti uomini in questi villaggi tendono a migrare per cercare mezzi di sussistenza altrove, sulle donne ricadono non solo i compiti che avevano sempre avuto, ma anche tutti quelli che prima erano prettamente maschili. Quindi a loro spetta essere agricoltrici, allevare gli animali, essere artigiane, venditrici ai mercati, oltre che ovviamente curare la famiglia, i figli, badare alla casa, reperire l'acqua, reperire i carburanti, compiere distanze molto lunghe per farlo. Insomma, su di loro grava veramente il peso della crisi climatica, più che per la controparte maschile. Eppure è stato visto che nel momento in cui alle donne si riconoscono gli stessi diritti che agli uomini, diventano, e l'abbiamo ripetuto spesso anche stamattina, agente di cambiamento positivo. Diventano quelle nelle cui mani ci sta la soluzione, diventano quelle che fanno vivere le montagne nel momento in cui le donne restano, e diventano le custodi delle tradizioni, della memoria e di quel sapere e di quella forma forse più antica e più lenta di vivere la montagna, che ci è stata ricordata anche prima di pranzo dal professor Kuatz. E allora io finisco così, proprio con questo, perché secondo me il modo di guardare la montagna oggi davvero è quella di provare a cambiare un po' la prospettiva, senza l'accanimento di cui si parlava prima pranzo, per forza della pista sciistica, per forza spostata sempre alle quote più elevate per garantire questa attività. Forse bisogna mettersi in testa la necessità di avere qualche buona intuizione, avere qualche buona idea per assaporare la bellezza della montagna, per viverla in pieno, senza essere agenti impattanti su questo ecosistema, la cui salute è fondamentale per noi. Cioè, aiutiamo la montagna a continuare ad aiutarci, fornendoci i suoi servizi, perché di fatto, come spesso si ripete, il cambiamento climatico non è un problema per la Terra in quanto tale, ma è soprattutto per noi che l'abitiamo e che veramente traiamo da tutti i beni che gli ecosistemi e la montagna in particolare ci regalano, tutto quello che ci serve per vivere. Quindi questo è il messaggio finale che volevo lasciare. Grazie Elisa, veramente
Molto interessante e poi trovo che ci sia anche una bellissima transizione dalle parole di Nicky Pitt, di Nicky Santos, perché come diceva Nicky sono le persone che vivono dentro i problemi, sono quelle che poi possono trovare le soluzioni. E allo stesso modo forse sono proprio le popolazioni che vivono in montagna o le persone che si occupano di montagna che possono aiutare a trovare la soluzione. Passiamo adesso a Paola. Paola Gigliotti è un alpinista, è un medico e si occupa di moltissime cose, di promuovere la pace e lo sport. E attraverso lo sport e lo sport in montagna. Paola, vai. Ciao Sara. Sì, una piccola nota autobiografica per riuscire a capire perché mi occupo di tante cose. Io sono arrivata all'alpinismo dalla ginnastica artistica, quindi da uno sport puro mi sono ritrovata a fare delle evoluzioni su un terreno molto fragile, molto particolare qual è la montagna. E ho capito subito che lì non avrei voluto calpestare una roccia o un prato come si calpesta una pedana da corpo libero o una trave, ma ero chiamata, o meglio ero attirata dall'andare dentro questo ambiente, quindi nella montagna e nel mio alpinismo ho sempre ricercato i segreti che ci potessero essere dentro le popolazioni di montagna, che ci potessero essere dietro alle storie di montagna. Ho cominciato con il Monte Bianco, ma poi mi sono data per lo più all'esplorazione invernale dei Monti Sibillini in Appennino, ricercando proprio le storie antiche del Medioevo, degli eremiti, dei cavalieri. E così sono andata, non calpestando, ma passandoci proprio in punta di piedi su tante montagne del mondo. Siccome il convegno è anche spiritualità in montagna, ci tengo a dire che uno dei miei sogni era andare nel deserto del Sinai e ci sono riuscita nell'intervallo tra tante guerre, proprio perché lì speravo, essendo territorio sacro per tre religioni, di trovare qualcosa, qualche risposta all'esigenza spirituale che mi aveva dettato questo mio andare per monti. Ho fatto questa prima parte della mia vita alpinisticamente molto interessante con una sola persona che è stato mio marito per 13 anni. Poi si sa che la vita è un sentiero, c'è chi va avanti e scompare ad un certo punto e chi sta dietro può avere due strade: o continua a camminare da solo pensando di seguire anche l'altro ma comunque da solo, oppure si ferma e rimane lì paralizzato, immobile. Io ho scelto di continuare a camminare e mi sono detta: sono medico, sono alpinista, e utilizzo il verbo essere, non il verbo fare, perché mi sembra che ci sia una grande differenza tra fare il medico, essere medico, fare l'alpinista o esserlo. Essere significa qualcosa che penetra tutta la tua vita, e questi due aspetti della mia vita hanno penetrato profondamente tutta la mia anima, ed è per questo che dopo mi sono dedicata tantissimo a trasmettere sia ai miei pazienti sia ai miei studenti dell'Università di Perugia, ma poi in genere attraverso la cooperazione internazionale, attraverso il forum di Peace and Sport di Alberto di Monaco, mi sono adoperata proprio per trasmettere questo mio essere alpinista, il mio essere medico, di metterlo al completo servizio degli altri. Per cui ai miei studenti ho cercato di fare capire che fare un'attività fisica non vuol dire soltanto giocare a pallone, ma oppure andare a sciare, appunto, come diceva stamattina l'altro professore Valdostano, ma può significare altre cose, soltanto camminare. Camminare e prendere da questi sentieri di cammino quello che ti sta dicendo il silenzio, gli odori, i sapori veri. Ecco, uno ristimolare i cinque sensi che sono poi mortificati ampiamente dall'ambiente cittadino, dall'ambiente civilizzato, e che invece in montagna vengono ristimolati. E io mi dico sempre: se i cinque sensi sono diciamo il mezzo di comunicazione, per dirla in maniera semiscientifica, il mezzo di comunicazione tra l'uomo e l'ambiente circostante, un bambino che non è mai portato in un ambiente naturale, che confusione deve avere nel suo rapporto col prossimo e nel suo rapporto con la natura o con l'ambiente che lo circonda? Ecco, allora mi sono adoperata in tutta la vita di cercare di portare avanti, anche come ricerca scientifica,
tutti questi aspetti, cioè questo rapporto tra uomo e natura. E mentre in medicina si sono capiti subito i danni della sedentarietà sull'uomo, ci è voluto più tempo a capire quali fossero i danni invece della mancanza di feeling con la natura. Finalmente poi ad un certo punto non mi sono più ritrovata come un'alternativa che diceva delle cose un po' strane, ma finalmente la gente ha capito che questo feeling con la natura va ritrovato. E cosa è successo poi negli ultimi anni? I cambiamenti climatici, come diceva giustamente Elisa, sono diventati talmente evidenti da non poter essere negati da nessuno. Tutti vediamo i ghiacciai che si sciolgono, tutti vediamo dei fenomeni atmosferici eclatanti, quindi sono diventati poi il focus delle agende politiche. Ma soprattutto poi è scoppiata la pandemia da Covid-19. Che ha fatto questa pandemia? Ha fermato praticamente l'uomo, mentre la natura è andata avanti e sembrava respirare meglio senza l'uomo. L'uomo era fermo e la natura andava avanti e sembrava stare meglio, quindi ci siamo accorti un po' anche dell'azione, specie in montagna, ci siamo accorti moltissimo dell'azione deleteria dell'uomo sulla natura, anche nelle piccole azioni quotidiane come quelle di piazzarsi in coda in un impianto di sci per poi fare una discesa, poi risalire, poi ridiscendere in un circolo che non finisce mai. Ecco, e poi la pandemia ha messo l'uomo di fronte alla consapevolezza che malgrado la scienza ci può essere un qualcosa ad un certo punto della vita che ti ferma completamente. E le zone più inquinate sono state le zone più colpite dalla pandemia. In Italia abbiamo avuto l'esempio della pianura padana, ma per ragioni proprio prettamente scientifiche, fisiche, il virus viene attirato da queste superfici grasse e quindi praticamente con l'inquinamento non abbiamo fatto altro che respirare più virus. Quindi se questi avvenimenti, diciamo, semidrammatici ci hanno insegnato una cosa, che la salute dell'uomo e la salute dell'ambiente sono due elementi che non si possono assolutamente scindere. Quindi il messaggio proprio che io come medico mi sento di dire è che dobbiamo difendere la salute della montagna per difendere la nostra salute. Qui stiamo parlando di montagna, ma sono molto affezionata al concetto greco della montagna, cioè qualcosa di lontano dalla polis, cioè dalla confusione, dagli affari, dal brulichio di gente, qualcosa che mi riporta alla mia spiritualità. Ecco, se noi riusciamo a fare riconvivere questa, chiamiamola ecologia globale, potrebbe essere un concetto dell'ecologia umana, con quello della difesa dell'ecosistema, dell'ecosistema terra, anzi inglobiamo l'uomo in tutto questo ecosistema, forse riusciremo a sopravvivere agli avvenimenti che sembra ci stiano sopraffacendo. Ci sembra di non uscire più dai cambiamenti climatici, ci sembra di non uscire più da un piccolo germe che in un momento ha paralizzato il mondo e che ancora non ci lascia. Ecco, forse se noi pensiamo di difendere tutte e due le cose contemporaneamente riusciremo a sopravvivere, altrimenti è difficile che la montagna sopravviva senza l'uomo, perché una montagna spopolata sicuramente non è una montagna che si salva, ma nello stesso tempo l'uomo non riuscirà a sopravvivere se non avrà un ambiente naturale sano. E per ultimo, una piccola nota tipo biblica, cioè io mi sono sentita sempre un po' come Abramo nella vita, che a un certo punto Dio ti dice prendi le tue cose e vattene da un'altra parte. E io dopo la prima paralisi sul sentiero da sola mi sono ritrovata con un'altra persona vicina, con un figlio da educare possibilmente nella natura, come tutti i cuccioli di tutte le razze, solo il cucciolo dell'uomo si pensa possa crescere in quattro mura. E poi infine mi sono trovata da una professione consolidata in una città come Perugia a seguire mio marito e andare a vivere in un borgo di montagna e lavorare in un ospedale di montagna.
Ecco, questo mio essere medico in montagna mi ha fatto tutto capire anche che se vogliamo che la gente rimanga in montagna, la prima cosa da assicurare è un welfare. E il welfare sanitario è la prima cosa che una persona richiede, soprattutto le donne. Perché, come diceva prima Elisa, sono le donne che muovono le montagne e le donne che traggono le peggiori conseguenze quando la montagna non viene adeguatamente difesa. Ecco, noi pensiamo una donna con un bambino piccolo, se un bambino ha la febbre non sa che ha un medico che è capace di andare, perché anche magari alpinista, di salire con un paio di sci di notte sul suo maso a prestarle soccorso, è una donna che dopo 2 giorni vuole andare a abitare in città. Questo è normale, è normalissimo, per cui io mi ritengo un medico da sotto zero, che grazie a Dio sono medico, sono alpinista, quindi posso dedicarmi a tutte e due le cose in maniera gioiosa e spero anche professionale. Però ecco, questo è il messaggio che più mi sento di lasciare, di mettere a disposizione proprio questi doti, questi talenti che abbiamo, per difendere nella globalità la tutta la vita, tutto ciò che è bios, quindi sia l'uomo che la natura. Grazie Paola, grazie davvero. Questo che tu dici, ti ha dato moltissimi spunti di riflessione, ma in particolare questa tua chiusura è qualcosa che ci viene detto spessissimo quando per il nostro lavoro, per la Mountain Partnership, giriamo in diversi posti del mondo. La maggior parte delle persone delle comunità di montagna del mondo sono molto affezionate al loro territorio, sono molto affezionate e si sentono parte della loro montagna e vorrebbero veramente rimanerci a vivere. Però spesso, come tu dici, per i loro figli, per dargli la possibilità di avere una vita paragonabile a quella dei bambini che nascono in città, per avere accesso all'istruzione, per avere accesso alle cure mediche, per avere accesso a tutti i servizi che offrono le zone di pianura, spesso queste comunità sono costrette a spostarsi a valle e si trovano poi nella povertà nera, nella povertà urbana, che forse è la peggiore forma di povertà che ci sia, quella che ti sradica completamente dalle tue radici e dalla tua comunità. Però appunto, come tu dicevi, le madri o i padri lo fanno per poter dare, nell'idea di dare ai loro figli un futuro. Quindi è importante poter lavorare insieme per portare i servizi e queste opportunità in montagna, per consentire alle popolazioni che vogliono rimanere a viverci di poterlo fare. E mi fermo qui perché questo tema mi appassiona moltissimo, ma siamo un pochino in ritardo. E adesso è il nostro prossimo panelista è Thomas Hofer. Thomas Hofer è un collega, abbiamo lavorato insieme tanti anni, abbiamo lavorato insieme per il primo anno della montagna nel 2002, poi per la Mountain Partnership nella segreteria e Thomas ci racconterà un po' come questo anno attuale, questo anno della montagna del 2022 ci sta aiutando a far progredire le montagne nell'agenda globale e come lui anche vede il ruolo delle foreste di montagna per promuovere la resilienza delle zone montane e della biodiversità di cui parlava prima Elisa nella sua nuova veste di coordinatore del gruppo Montagne Foreste di Biodiversità della FAO. Thomas. Grazie Rosa Laura. Buon pomeriggio a tutti. Un gran piacere per me di essere qui e ringrazio gli organizzatori per l'invito. E siccome sto alla FAO, preferisco fare mia relazione in inglese, così abbiamo un po' l'aspetto internazionale. So, I will very briefly talk about the International of Mountains and then focus much more on mountain forests, because this is obviously a topic which is very close to my heart and I guess of all of you, because when you walk in a mountain forest, this is something very special. So I think Rosa Laura already mentioned we are having this year the International Year of Mountains, which is the second edition, because in 2002 there was already an International Year of Mountains. So this year we have the second edition, which was in fact declared at very short notice. I think last year on the 16th of December 2021, the UN General Assembly, on request from the government of Kyrgyzstan, has declared 2021 as the International Year of Sustainable Mountain Development, sponsored by 94 governments. So it was a very strong support.
So it marks the 20th anniversary of the international of the first edition, and it's also 20th anniversary of the Mountain Partnership, which was created as a result of the first International Year of Mountains. So, like the first International Year of Mountains, this year again is a big opportunity to raise awareness for mountain development. And the event we are having here is one very important one, because this event focuses on a number of very interesting elements of mountains, which is first of all on the role of women and on the whole question of the spirituality and religious importance and cultural importance of mountains. For us, it's very important that we build on the experience of the first International Year of Mountains, because the first International Year of Mountains was followed by 20 years of very intensive activities on many, many fronts, implementing the recommendations from the first International Year of Mountains. So what we are trying to do with Mountain Partnership with many partners is to really take stock of what has happened in the 20 years and continue working on it. So not to repeat the same messages we had 20 years ago, but to build on the 20 years and to move on with concrete projects, obviously based on the challenges we face today, climate change, food insecurity, pandemic situations, and so on. So that's, I think, what this International Year of Mountains is about, really take stock and move on and bring the agenda forward. And particularly important is to take solutions which have been elaborated over the last 20 years for many, many issues and bring them to scale. And that's very important. So we have to see that there are many, many challenges today, but there are many solutions available. And we should build on them and we should use them to move forward. Mountain Partnership has today 439 members. That's what I checked on the website. 439 members, and of which 62 governments. So you see, this is a very, very strong alliance. And then we have 31 global major group organizations and 345 major groups from civil society. So Mountain Partnership is the result of the so-called type 2 partnerships, which came out of the 2002 Johannesburg Summit, which was reviewing the 20 years after the first Rio conference. So it's a type 2 partnership, which means it's a partnership between governments, civil society, scientists, local communities. So it's a very broad partnership, and all the partners on board, they contribute with their experiences, be it very local, be it global, whatever it is. So that's very briefly on the mountains and Mountain Partnership and the International Year of Mountains. Now, colleagues, friends, what I want to do now is to bring you on a quick walk to a mountain forest. So I don't want to go very technically. I just want to go with you in a mountain forest. And since we are mainly working in developing countries at FAO, I want you to, we will walk through a mountain forest in Nepal. We are at about 2000 meters above sea level, and you might understand that in the Himalaya, all the altitudinal belts are higher than in the Alps or in the Apennines. So we are at about 2000 meters above sea level, where there is a very intensive agriculture happening and pasture, and we will hear from our next speaker about this more. So we are walking now from a village on a very steep slope, first through agricultural fields and then towards a forest. And what we observe when we walk through these agricultural fields, there are a number of terraces, and from time to time we have cross a creek, a gully, with a lot of erosion there. And at the moment we are in the dry season, there is no water in there. So it can be very, very strong current, and also a lot of variation of the water level. The second thing we observe is that, especially if we go over ridge, we have a very strong wind which is hitting us, and a lot of sun, which is because it's the dry season, which is really making our walk quite challenging. So we are continue to walk, and we, at some point after half an hour, we enter into a forest. So we enter into a mountain forest, on that we are walking, you know, up this watershed. And there are a number of things we observe now, and maybe four of them. So the first
observation is that suddenly this climate or this variety, you know, the wind and this very strong heat has disappeared. We are in a situation which is very comfortable. There is a slight breeze, but no more a strong wind, and a very, how to say, balanced microclimate. So we feel much more at ease, you know, compared to what we saw before when we walked. We are still on a very steep slope, but we are much more at ease. So this is already comforting for us. The second thing we see that we are suddenly crossing a little river creek, and there is water in there, and very, very clean water, very clean water. And what is important to see is that when you look at this creek, you see that in the vegetation on both sides, you see that there is not too much of probably of variation flow during the year. I mean, a little bit, yes, but it's a nice flow. It's very clean water. We also feel that we are not afraid of slipping, because we are still on these steep slopes, but we realize, oh, we are in a very stable situation, because these trees, you know, they fix the soils with their root, even if it's very steep. And the fourth part we are observing is that we are suddenly seeing a huge amount of plants we have never seen before on the ground. And then we look up, then we see, you know, there are small trees, and then there are bigger trees and big canopy trees. So a lot of vegetation we have not seen before. So what is the message here I wanted to give you? The first is that mountain forests, they offer a large variety of services, physical, I mean, natural resources services, clean water, microclimate, stability of slopes, reducing landslides, and biodiversity. We know that biodiversity hotspots, they are in mountains. And since mountain forests or mountain forests cover a large proportion of mountains, especially in the climatic zones where forests can grow, so the hotspot in mountain forest biodiversity is very high. Just a quick bracket, when we talk about microclimate, there is a very specific situation, and Edwin remembered me that I should mention this. It's not in Nepal, but especially in the Andes, in Amazon, in coastal zones, mountains, that you have cloud forests. That's very interesting. So cloud forests are forests which are in areas which might be quite dry, but where the winds, they get stuck in there and create fog. So that it's not that it is raining, but you have a very nice humidity. You have a lot of moss in the trees, but you see that there is a lot of humidity which is captured by this cloud forest, even if it's not raining. So that's a very particular situation of mountain forest. Okay, so that was one part. Let's continue our walk. So we are walking, continue to walk, and suddenly we see two ladies coming with a big basket of leaves in their back. And it's a very heavy, heavy basket. And we start discussing with them what they are doing with this. And they say, yes, the leaves, they are using them, first of all, for their agricultural fields, because they miss, they have a lack of organic matter. So they use them for their agricultural fields, the terraces, but also as fodder for their animals. And maybe confirm that this is something in Nepal, which is very important, so that fodder from tree, from forest. We continue, and then we see a second group of women which carry heavy load of wood. And we think, yes, we know this is for cooking and so on, that's fuel wood. But what we are amazed when we talk about these women is that they have walked for 1 hour to come here to collect this wood, because of, you know, the pressure on the trees and on the forests. So they have more and more distance to go to carry this wood home for their cooking, and in winter, obviously, for heating. The next one is we again encounter ladies who are collecting things on the ground, and we will watch what they are doing. And they are collecting cardamom, spices, they are collecting mushrooms and so on. And that's very interesting. So they say, we are really poor people, and we have got together and organized ourselves to create a market for non-wood forest products from our forest. And that's something we are working as women together. We have developed with some line agencies, with the government support, we have developed a value chain
where we can now sell these products. So our income is improving. What is the message of that second part? So mountain forests, they are an integral part of livelihood systems in mountain areas, especially in developing countries in a situation like Nepal, where for fodder supply, for fuel wood, for timber for construction, and also related to non-wood forest products. But the other message here is the message of the International Day of Mountains. It's the workload of mountain women, which I try to explain. So in mountain forests or mountain areas, often mountain women are basically managing the harvesting of the products. More than 50% of mountain women carry out agricultural activities, and they are the primary managers of mountain resources. But unfortunately, they are in many cases they are discriminated. They have no voice in decision making. But what I try to show you with these women doing all this work, and especially the innovation with the non-wood products, women move mountains. I mean, that's really the case. Let me conclude my short intervention. When we talk about mountain forests, I hope I was able to show the importance of mountain forests for environmental services, for socioeconomic services, and for spiritual services. I didn't want to repeat that because we heard already a lot about this, but it's very clear when we walk into a forest, it's an inspiration. We have a lot of spiritual thoughts and so on. So that's what mountain forest is about. So it's very clear that we have to protect mountain forests. And what I try to show with these women who have to go further and further, we have many mountain regions where the forests are in real danger because of overuse, but also because of climate change, as we heard before. So these are, the mountain forests are under threat. What we need is a multifunctional management of mountain forests. And I hope I was able to show that. So when we look at all these services, environmental services, socioeconomic services, the management of mountain forests needs to be multifunctional. So it cannot be just a sector, it needs to be multifunctional where the local communities have a say and have the decision-making power. And there is always a trade-off between the protection and rehabilitation of mountain forests and the production. That's a very delicate balance always. So it's a trade-off which needs to be done, and it's a negotiation. It's very clear that mountain forests are part of the mountain ecosystems. I mean, that's clear. So we have at the moment the decade on ecosystem restoration. That's another UN General Assembly decision, which is a decade long action attention to rehabilitation of ecosystems. And I think when we talk about mountain forests and the broader ecosystems, that's a very important part of this effort. What we have now with the International Mountain Day and the International Year of Mountains, we said before, is an opportunity, obviously, to work on this situation and to use the solutions which we have. In FAO, speaking now for the forestry division, we have a very broad program on all aspects of forests, not necessarily focused on mountains, but each of them has a relevance for mountains. Biodiversity conservation, restoration, genetic resources, non-wood forest products, market and value chains, and so on. So all of these are programs of FAO's forestry division, which have a relevance to mountains. So to conclude, the mountain partnership, and even beyond, we see this momentum growing of mountain development, of attention to mountains. And that gives me a lot of hope that we are moving into the right direction. Thank you so much for your attention. Grazie Thomas per averci portato in questo bel viaggio e soprattutto per concludere con una parola di ottimismo. Penso che siamo tutti d'accordo, le montagne hanno veramente fatto i progressi molto importanti. E siamo veramente vicini ad avere le montagne più centrali in molti processi delle Nazioni Unite e vedere più risorse andare verso le popolazioni montane. Quindi possiamo veramente essere ottimisti. Adesso l'ultimo nostro panelista è Gregorio Velasco Gil, un collega della FAO,
e è un ingegnere agronomo spagnolo che si occupa di pastoralismo, in particolare responsabile per l'anno internazionale del pastoralismo che sarà nel 2026. E Gregorio, prego. Credo che io vado a fare come il mio collega, perché il mio italiano non è così buono per fare l'intervenzione in italiano. Anche io sono spagnolo, ma l'italiano è diverso, veramente diverso. Let me speak in English, as my colleague was mentioning about the multifunctionality of the mountains. One of the functionality that we see from the pastoralist knowledge app on looking into this specific livelihood of pastoralism is using the mountains and the forests in the mountains as a pasture land, which is completely normal and usual from millennials and pastoralist communities around the world. But let me start from the very beginning on apologizing, because I couldn't join that event from the very beginning in the morning. I had other commitments at the office, and I came after lunch. But I saw, waiting for you to come to the room, I saw some images on the screen, and I could see that you were having into account pastoral communities when looking into the whole of the mountain, which is, it made me quite happy when I saw that. For the people that don't really know what it is pastoralist, I have to say that pastoralist, from the point of view of the FAO, we consider it as a livelihood based on a extensive grazing animal production system that use strategic mobility and local adapted breeds to manage variability of natural resources and being economically efficient and environmentally sustainable. Let me give you some figures to give you and to see the relevance of this livelihood around the world. The global rangeland are occupying up to 54% of the total land mass, and where we found pastoralism. And when we leave more than 200 million people depending on this specific livelihood. We can see also that there is a peer on the FAO celebrating the International Mountain Day, saying that women in mountains performing more than 50% of the women in the mountains perform agricultural activities, and many of them are related to animal, from animal care and health, or to transforming of animal source product, and to link into to markets, which is quite important. Saying that, we have to say that, as my colleague and this morning mentioned, all the benefits related to ecosystem services provision. But in that case, I think those services are more evident, because we can talk about provision of markets of highly valuable products like meat and milk, but also all the different ecosystem services related to provision, to regulation, on water cycle, on carbon sequestration, which is quite important nowadays, looking into the climate change that we were discussing before, and how pastoral system can contribute to mitigation of this climate change. But also other related and quite important to mountain, how it is, and we could see clearly in Spain and in other different countries, by prevention and preventing summer forest fire. In Spain, and in other countries, there are many initiatives using pastoralism to reduce the biomass in the forest in the mountains to avoid those fires in the summer. And I think it's quite important to give the importance to this ecosystem service provider. We have to see also that the specific livelihood, because all among the different function and functionalities, we see that globally they are really facing huge challenges around the world. They are common all around the world, the challenges that pastoralists are facing. And they are related mainly to the access to natural resources and the land tenure. But we see that the surface and the pastoral lands are reducing everywhere because of the expansion of crop farming, because of the urbanization, because of the mining, because of the exclusive policies for nature conservation. And this is making more and more difficult for pastoralists to make a living in some of the areas of the world. Mobility of livestock and disruption of livestock corridors is also one of the main challenges they are suffering. When we talk about mobility and pastoralists, we
we see that puts this on how difficult to manage. But it is not that you have a policy and regulatory framework quite well prepared and harmonized. And when stopping and disrupting this livestock corridor, what we are doing is to make it difficult for pastoralists to reach markets and to reach social services. They are normally and often pastoral communities, they are marginalized for policy process development because they are not close to the center of decision. They are normally far away from those decisions are taken. And I see that from the diversity that we can found and the different scenarios when we can see pastoral system all around the world, we see that they are quite diverse and multiple. We see that they are covering from drylands and semi-arid land to the tundra, to the mountain, to the desert, or for sure to the mountains. And those diversity of the pastoral system are related to the adaptation they have to the ecosystem and to the landscape that they are living on. Here we have a couple of examples of pastoralism in mountains. And we can divide those pastoral systems in mountains to simplify and to better understand it. We can divide it in two different typologies, communities that they are depending 100% in mountain resources and they are living the whole of the year in the mountains. We can mention the herders of the llama and alpaca in the Andean Latin American mountains, or the yak herders in the high mountains in Central Asia. The livelihood of those communities depend the whole of the year and 100% mountain. And the second typology is the one that we see now in this picture, and it is related to the seasonal need pastoralist community have to reach mountains during a certain period of the year, and we call vertical transhumance. And it is happening in many European countries, it's happening in many Latin American countries, also like Argentina or Chile, and in Central Asia countries. So to give you an idea about those specific systems, pastoral system in mountains, how relevant they become nowadays, because this effort made by the international partnership that we are building around the pastoralists, I would like to let you know some milestones that and some achievements that we already have. And it is related to the recognition of the transhumance as an intangible cultural heritage of humanity by UNESCO, as it was requested by Italy, Greece, and Austria in 2019. Then there is a second wave of countries that they want to join this recognition of the transhumance in Europe, mainly in Europe. You can see in the screen the countries that they are following, Italy, Greece, and Austria. And then there is a third group of countries that they are preparing themselves to join this recognition of transhumance as an intangible cultural heritage of humanity. Because some of the colleagues mentioned already, if forests and mountains they have a spiritual and a culture behind, pastoral communities also keep a lot of cultural identity behind. We have another milestone which is quite important for pastoralizing mountains, which is the already approved International Year of Camelists to be observed in 2024. And this is, I make a link where I was mentioned before of the camelids into the Andean Latin American countries. This initiative was headed by the government of Bolivia. And then finally, which is broader than the pastoral system in mountain areas, is the International Year of Pastoralism and Rangeland to be observed in 2026. And it was led by the government of Mongolia. Nevertheless, all this international recognition by UNESCO, by UNEP, by FAO, by all the international communities and international partners, has a lack of connection, and the reality at country level doesn't really correspond with this importance and the high profile that we are trying to keep to this pastoral system around the world. And many times in the countries, we see that there are policy development that they are oftenly affecting, drastically affecting pastoral system. And they are putting really pastoral system at the risk. Because normally when the decision makers, all the people around,
they look into the rangeland, they see those lands like a no really productive land, idle land. So they allocate all the resources to other different uses and really putting pastoral system at risk. I want to finish my intervention here, calling for your participation to raise awareness on this specific livelihood and encouraging you to really join all those initiatives that I mentioned here, and hoping that every of us together, we can really support and have a healthy mountains. Some of the, my colleague mentioned the healthy of the woman and the healthy of the mountains. And I want to make broader, and I will say one health, as we mentioned always in FAO and in UN, healthy mountains, healthy environment, health, human health and animal health, that make the one health approach, which is what we need. I finish here and thank you very much. Grazie, grazie Gregorio per il tuo intervento. Effettivamente la pastorizia e la montagna sono legate in maniera molto stretta, e quindi questo anno della montagna che finisce poi continuerà con l'anno dei cammelli e poi continuerà con l'anno del pastoralismo. Quindi abbiamo veramente davanti a noi un percorso per promuovere le montagne e promuovere questi aspetti così rilevanti dell'economia montana. Siamo un po' in ritardo, quindi diciamo che abbiamo ottenuto il permesso per un paio di domande molto veloci e sintetiche, quindi se c'è qualcuno che ha qualche domanda per i nostri panelisti può prendere la parola. Mi sembra di non vedere nessuno, né con gli occhiali o senza. E forse Enrico Camanni vuol fare un commento? Se ci ha seguito fino adesso? Enrico, ci sei? Sì, ci sono, vi ho seguito. Non voglio però togliervi del tempo, anche perché i temi sono così vasti e su vasta scala che è difficile. Solo una battuta riguardo a quello che diceva Elisa Palazzi. Stamattina Marco Chiua parlava della... che diceva dovremmo portare tutti i ragazzi della scuola dell'obbligo in montagna, e maggior ragione dovremmo portarli perché la montagna è veramente la sentinella del riscaldamento climatico. Io credo che per rendersi veramente conto non basta sentire, ascoltare, leggere dei dati, ma bisogna vedere, bisogna vivere le cose, e quindi dovrebbe veramente essere il primo luogo dove portiamo i ragazzi perché possano vedere con i loro occhi che cosa sta succedendo, perché in montagna veramente le cose succedono con una rapidità tale che non c'è luogo più significativo per un'educazione in questo senso. Quindi uniamoci tutti per perorare la causa. So che è difficile, è sempre più difficile smuovere le scuole in certe direzioni, però credo che sarebbe veramente necessario, specie per un paese come l'Italia che ha 1200 chilometri di Alpi e 1500 di Appennini circa, quindi se non lo facciamo noi non so veramente chi possa farlo. Grazie Enrico, raccogliamo molto volentieri questo suggerimento e speriamo che si possa attuare realmente. E bene, quindi chiudiamo questa sessione, abbiamo una pausa caffè brevissima di 10 minuti, quindi un caffè veloce e poi ci rivediamo qui per l'ultimo panel. Grazie. Prendiamo posto adesso.